Buon pomeriggio, ora siamo in diretta anche perché non sapevo che avrebbero mandato le opere del mio carissimo amico Michele Carpignano, anche perché a fondo sala ho fatto una paretina, la paretina ovest della sala trasmissioni, proprio con sette opere di Michele, che ora andremo a vedere perché tra l'altro c'è un amico che voleva un fondale marino, che però quello della trasmissione registrata è stata confermata, poi ne dobbiamo fare un'altra perché lì ormai ce ne sono rimaste poche, parecchie sono state confermate, purtroppo c'è stato Ferragosto e Ferragosto è stato anche un po' per noi, io ho lavorato sia la vigilia di Ferragosto che il Ferragosto e vi devo ringraziare di vero cuore. Anche il giorno dopo, cioè ieri, c'è stata la replica del venerdì perché giustamente abbiamo lasciato tranquillo il nostro patron Giacomo Chiossone e quindi abbiamo dato la replica di venerdì e si è scatenato il finimondo con quegli sconti, quelle follie sull'antiquariato. Oggi Ferragosto è un ricordo già, anche se poi mi dicono che questa è la settimana dove è tutto chiuso. Stamattina ho preso del pesce perché ho degli amici stasera e volevo del prezzemolo, dice no, l'ortolano è chiuso, ho provato a chiamare al telefono e neanche risposto, quindi l'ortolano è chiuso. Qui le panetterie del paese, qui sulla collina, tutte chiuse. Quindi questa è la settimana che la maggior parte degli esercenti, non dico tutti, ma comunque sono chiusi. È una settimana un po' di chiusura. Poi in realtà dal 16-23, dal 24 agosto si rimuove tutto, anche perché quest'anno purtroppo con quello che è accaduto e anche un pochino con quello che sta accadendo con quel maledetto virus, a stare attenti, portiamo queste mascherine, non voglio essere retorico, ma insomma, cancellato tutto. Oggi 17 agosto, ragazzi, l'estate è quasi finita, anche se fa un caldo cane, ma insomma, manca una decina di giorni, già agosto è finito, settembre si va verso l'autunno e fra poco, tu lo sai Mino, fra poco è Natale. Tesoro, settembre, ottobre, novembre, dicembre, mancano un po' più di 100 giorni a Natale, ma mica tante di più. Allora, 800 a profusione, tante opere importanti, belle e straordinarie, ma io ho ho il dovere di far vedere la parte che riguarda Michele Carpignano, perché c'era un amico che voleva vedere il fondale e questo è l'ultimo fondale che ci è rimasto, tra l'altro è un fondale marino bellissimo, lui è specialista proprio nella realizzazione dei fondali. L'ha iniziati a realizzare, no, poi vediamo 800, è tutto 800 di là, non vi preoccupate, non voglio continuare la trasmissione di Michele Carpignano, però non sapevo il birbante, l'ha mandata in onda e altrimenti l'avrei messo magari mercoledì. Certo, però quelle le prime ore non le ho fatte io, le ho fatte secondo me col pallottoliere. Allora, andiamola a vedere, l'opera di Michele Carpignano, è un bellissimo fondale marino, controfirmato dall'artista per autentica, un oro su tela 50x70, è bello vero, ogni opera, ecco qua, luci tra i fondali, controfirmato dall'artista per autentica, olio su tela 50x70, c'è la fotografia d'autentica, è un pittore che dipinge da 50 anni, nasce in provincia di Taranto, guarda che meraviglia. L'altro giorno ho visto un a Rai 1, mia moglie mette sempre la natura e il mare, ho visto un fondale di che è Carpignano, mi sono girato, dico, guarda, mi sembrava un quadro di Michele, ma mi sono impressionato, uguale, uguale proprio, è bellissimo, è un effetto, l'unico pittore a far fondali marini, costa 2.400 euro da scontare del 50%, l'attenzione del gentile amico che aveva fatto richiesta, poi ci sono anche delle altre misure, nel senso qui almeno poi eventualmente ecco c'è un trullo, avevo messo il trullo proprio perché qualcuno sabato aveva visto un trullo da qualche parte, questo è l'unico trullo che abbiamo, poi c'è un ulivo, un campo di papaveri, una gioia di luce e di colori, poi c'è una capri bellissima 70-100, la grotta della Zinzulusa 30x40 vicino Lecce e un ulivo sotto la neve. Questo è il fondale marino. Salutiamo Clara, eri al telefono tesoro, che deve... Allora salutiamo Clara che rientra dalle ferie, buon pomeriggio e bentornata Clara. Tutta grazie abbronzata. Gianfranco, ben ritrovato, un buon pomeriggio a te e a tutti i nostri amici a casa da parte di Clara. Grazie di cuore, lei al sole ci può stare, io no. Allora andiamo a rivedere un attimo il fondale e poi facciamo la carrellata vera e propria dall'uno,
di pittura d'Ottocento. E grazie a Dio, meno male, bene, felice, 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 felice. No, Gianfranco, mi chiamo, sono felice che sia stato confermato il 20. Ma sai che bei quadri oggi, chi li ha messi? Ah, io non mi ricordavo. Questo è il fondale, eccolo qua. Il fondale, il fondale. Ah, allora, Ferragosto è finito, tutto a posto, Ma poi è come Natale, è come Capodanno, è come primo dell'anno. Tutto ha un inizio e tutto ha una fine, capito? È così, questo è fantastico, Poi, sai, più è grande più è bella, certo, più è grande più costa, però questo è eccezionale, Un'opera forte, vera, Vediamo un po'. Allarga, 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 allarga. Guarda che se li vede tutti, Clara. Eccoli qua, tutte e sette. Tutti e sette, una piccola personale di Michele Carpignano. No, poi facciamo 800, non vi preoccupate. Beh, i faraglioni è un 70-100, 70-100 olio su tela, costa 4.000 euro soltanto, scontata viene 2.000 euro. Questo è un quadro eccezionale. Tra l'altro questo è un quadro di quest'anno, del 2020. Del 2020, l'isola di Capri, i faraglioni. Meravigliosa, materica, poi lui dipinge attraverso spessori di colore. Se è indeciso anche tutte e due non è un problema. Due per scegliere uno, certo questo è un 70-100, è grande, l'altra è la metà 50-70. Bene. Allora, poi ci fate sapere, non è un problema, io rientro e ora partiamo con la trasmissione dell'800, fermo restando che 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 sono 7 opere da vendere comunque di Michele Carpignano, sono in scaletta, che poi hanno mandato prima la replica, Sto scherzando, dai. Allora, pronti? Partiamo subito, buoni affari a tutti. Oh, ricordiamoci che ci sono i 12 mesi a tasso zero senza interessi, possibilità di prenotare una o più opere per vederla a casa previo appuntamento telefonico con i nostri incaricati. Vi riportano quando desiderate voi, nord, sud, est e ovest, mi c'è la manica oggi, e isole comprese, ok? Siamo pronti? Sì, ma no, adesso anche di più, quelle che vuoi, non me lo chiede più, quello che vuoi, vai. Sì, 40 sì, sì. E 43 di Michele Carpignano confermati. Complimenti, allora. Complimenti, questa è una cosa che non mi devi più chiedere. Manda, manda. Allora, l'opera numero 1, Giovanni Panza, questo è un bel quadro degli anni, sì caro, degli anni 50. È un olio su tavola, non mi ricordo più, ora vedo. 55x35, pittore che nasce a Napoli nel 1894, in realtà in provincia di Napoli, a Miseno, Bacoli, vicino Bacoli, e muore a Napoli tra l'89 e il 90. L'opera è anche certificata e espertizzata. Poi al numero 2 troviamo l'ottimo Arnaldo Elisio, pittore molisano di grande talento. In una piccola opera, fermati, del primo decennio del XX secolo, guarda che meraviglia. L'opera misura 19x15 e un olio su tela applicato a cartone, delizioso questo paesello dell'Abruzzo. Al numero 3 troviamo Théodore Duclair, è un disegno a matita su carta. Un gentiluomo col cilindro, è un'opera della prima metà del XIX secolo, Théodore Duclair. L'opera è anche certificata e espertizzata con una perizia di un periodo del tribunale. L'opera misura 31x21, un disegno a matita su carta, davvero molto molto bello. Al numero 4 abbiamo un meraviglioso acquarello, c'è il vetro infatti, di Francesco Coleman, grande artista romano. Ultimo decennio del XIX secolo, è un cascinale pieno di oggetti, un'aia di un cascinale
pieno di oggetti e anche di personaggi. L'opera misura 44x64 ed è uno dei grandi acquarellisti della scuola romana, ce ne sono tanti. Al numero 5 abbiamo una scena di Gene, un interno, davvero molto bella, con la cornice coeva del maestro Francesco Tito, fine 800, primi 900. L'opera misura 43,5x33,5, davvero gradevolissima. Al numero 6, un'opera di pieno 800 di Giovan Battista Lelli, pittore che è vissuto soltanto nel XIX secolo. Nasceva nel 1828, moriva 70 anni più tardi, nel 98. L'opera misura 36x46,5 ed è un bellissimo olio su tela con cornice coeva. Volevo ricordarvi che ci sono oggi diverse opere, non tutte, però devo dire diverse opere che hanno urgenza di monetizzare. Ce ne sono addirittura, mi pare, un paio in chiusura mandato. Quindi, siccome non abbiamo materiale, che abbiamo reso tutto, quindi non abbiamo materiale per fare una chiusura mandato, le ho inserite in questo momento un po' estivo. Magari faccio contento, felice qualcuno che vuole risparmiare. Comunque sono opere, tra l'altro, molto belle. Ecco, questa è in chiusura mandato, per esempio, Francesco Coleman, un bel acquerello, un'opera importante. Poi, 7 abbiamo questo verso sera, al tramonto, del maestro Fausto Pratella, figlio di Attilio, il porto di Napoli, 40x50, olio su tavola. Siamo intorno al 1930. Al numero 8 troviamo Gilbert Serren, pittore francese, nato nella prima metà del XIX secolo. Questa è un'opera del 1870-1880, pittore che è stato anche per molto tempo a Venezia, ha collaborato con Favretto per diverso tempo e anche con Pastega, i pittori veneti. La cornice è meravigliosa, tutta pastigliata antica antica, l'opera misura 43x63,8 ed è un meraviglioso olio su tela, 870-880 all'epoca. Al numero 9 abbiamo un gioiellino di Francesco Galante del primo quarto del XX secolo, 1920, scusate, degli anni, chiedo scusa, degli anni 30-40, chiedo scusa, degli anni 30-40, è un 25x35 olio, anni 30-40, vi chiedo scusa, è uno scorcio della costiera partenopea con due personaggi, bella la cornice a urna che è certamente più giovane del quadro, la cornice degli anni 70-80, magari una seconda cornice. Poi la cornice è l'ultimo dei problemi. Numero 10, abbiamo due deliziosi acquarelli del XIX secolo. Sono due acquarelli inglesi. Qui c'è una scenetta romantica, sono fatti in una maniera divina. Sono di un committente che ha urgenza di realizzo. Misurano 11,5x10. Abbiamo lasciato la cornicetta sua originale, antica. No, no, sono dell'Ottocento e anche l'altra è un gruppo di musicanti con un bimbo che ha il regolo, quello si chiama il regolo, quello che si batte col triangolo, il regolo, vedi? Gli suona il tempo, è un gruppo di musicanti, sono due acquarelli fatti in una maniera divina, metronomo, ho sbagliato, non è il regolo, ho sbagliato, ma io l'ho sparata, metronomo, allora il metronomo, chiedo scusa, no, ma io di musica proprio... non canto neanche, è quello pure, non cominciamo a cose strane, quello che fa tac e tac e gira, non lo so. Allora, misurano 11,5 di altezza per 10 di larghezza, vanno a coppia, il prezzo della coppia è ridicolo, sono due cose antiche e belle. Poi al numero 11 invece troviamo un bell'olio del grande maestro Francesco Vassetti, Vigo Equense, purtroppo è scomparso lo scorso febbraio, 84 anni. L'opera misura 25x35 ed è un olio su tavola, davvero molto molto bello. Al numero 12 abbiamo Oscar Ricciardi, mercato a Porta Capuana, primo decennio del XX secolo, olio su tela 40x30, un bel quadro con la cornice sua tutta traforata che costa pure pochi soldi. Questa è un'opera che non dovreste perdere. Come non dovreste perdere questa opera di Antonio Privitera,
pittore siciliano, è una bellissima figura femminile, un pastello su carta degli anni 50, misura 40 cm per 30, la cornice è buonasera, è la sua originale, c'è un po' di riflesso perché c'è il vetro, ma quando sono pastelli, acquerelli, ci vuole il vetro. Al numero 14 abbiamo un altro pittore del Novecento, ormai anziano, lui è Riccardo Colucci, ha compiuto 83 anni, direi 15 giorni fa, 16 giorni fa, perché nacque, ancora vivo però, il primo d'agosto del 1937, quindi siccome ci risulta sia ancora vivente, ha compiuto 83 anni, non dipinge più. Questo è un mercato della vecchia Napoli, molto colorato e vivace, e un olio su tela a 70 cm per 70. All'angolo, oggi ultima sua uscita, poi anche questo va in archivio, opera strepitosa di Emma Ciardi. Opera strepitosa di Emma Ciardi, la più grande pittrice a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. È un'opera grande, un'opera certificata, espertizzata, importante, di grande livello qualitativo. L'opera misura 77x61, Venezia ovviamente, datata 1913. Una cosa, la chiesa di San Marco dalle fondamenta d'Andolo, una roba. La cornice è stata tutta ridorata, rinfrescata, per dare più luminosità, più qualità al dipinto stesso, per volere della proprietà. Questa è un'opera che io sono riuscito a trattenere, perché chiaramente, però è un quadro talmente bello, è un quadro che vale oltre 20.000 euro, questa è un'opera importante, importante, importante. Poi al numero 16 troviamo un bellissimo dipinto di Vincenzo Irolli, trovo una grande somiglianza con Rispoli che avete perso sabato, soltanto che questa è un'opera che ha 100 anni quasi, perché comunque è del, anzi ha 100 anni, è del primo quarto del XX secolo. Cornice coeva, l'opera misura 54x37 ed è un bellissimo olio su tela, guarda che meraviglia. Al 17 abbiamo una meravigliosa maternità di Pietro Gaudenzi, primo quarto del XX secolo, cornice coeva anche questa, 50x35 e anche questa è un olio su tela. Molto bella la mamma, stupendo il bimbo. Al 18 Francesco Fergola Senior, ovvero sia il fratello di Salvatore Fergola, tramonto lacustre, metà del XIX secolo, 40x51 olio su tela, cornice coeva. Questo è un gran quadro e costa, a mio modesto modo di vedere, anche parecchio poco, però vedetelo voi. Pittore che comunque è vissuto nel periodo della scuola di Posillipo, nasceva nel 1801, moriva nel 1875, fratello di Salvatore Fergola, ma ha un'impostazione più di stampo acteriano che posillipista, ma anche suo fratello, anche Salvatore, che ha fatto parte della scuola di Posillipo, era di stampo acteriano. Bello, un bel quadro. Poi al numero 19 un meraviglioso dipinto di Alessandro La Volpe, Il Golfo di Gaeta, datato 1864, 50x60, un quadro quindi molto antico, un quadro che ha, pensate, 156 anni. Anche questo è certificato, espertizzato da un perito del tribunale. Al numero 20 troviamo un ridentissimo dipinto di Lorenzo Genius, chi dice Lago Maggiore, ma sì, lui ne ha fatti di paesaggi del Lago Maggiore, per me è una marina con barche, è un paesaggio marino con barche del primo quarto del XX secolo, certamente 1910-1920, ci sono dei pescatori che sistemano le reti. È una tavoletta 27,5x44, la cornice anche la sua è stata ridorata. Al numero 21 Carlo Domenici, anni 40-50, una piccola gioiellina opera, misura 15x25, è davvero deliziosa questa opera di Carlo Domenici. Al numero 22 troviamo, qui abbiamo il Piemonte, rappresentato da Camillo Merlo, 30x23, pittore che nasce nel 1856 a Torino e poi muore nel 31,
L'opera è datata 1913, se la memoria non mi inganna, la cornice è pure la sua. Bel quadrettino questo, eh? C'è pure il titolo, mi pare. Prova ad andare vicino alla firma a destra. Avevamo visto la scorsa trasmissione, Camillo Merlo, luglio, no, il mese, luglio del 13. Quindi a 107 anni un mese, dai. A 107 anni un mese, non male, costa una pipa di tabacco. Siamo fortissimi. Al numero 23 troviamo un altro grande pittore, sempre piemontese, Enrico Tirone. Enrico Tirone ha avuto i natali a Torino nella prima metà del XIX secolo. È un meraviglioso acquerello su carta che mi ricorda molto, molto Giuseppe Camino, fra i monti del Piemonte. Beh, questa è un'opera certamente della seconda metà del XIX secolo. Dietro c'è anche tutta la vita pittorica sulla cornice. Infatti l'ho fatta restaurare per non perdere. No, la cornice è in ordine, ma mancavano dei pezzi, è stato bravo il restauratore. Perché vedete, c'è tutta la storia. Enrico Tirone, c'è scritto tutto, vedi? Poi andremo a leggere, vedi? Valente acquarellista torinese nato nella prima metà del XIX secolo. Eccolo qua, Enrico Tirone. È un 50-60, un'opera grande, costa niente per essere un bel acquerello così dell'Ottocento. Al numero 24 c'è l'opera più importante che ha avuto nell'ultimo anno di Renato Natali. È un dipinto del primo periodo, siamo negli anni 1930-1935. Faceva parte della collezione Ugo Ughi, pezzo da museo davvero, e un olio su masonite 70x50. Ripeto, primo periodo, cornice coeva, Renato Natali. Pittore Labronio, questo è un quadro vero, vero importante. E dietro c'è tutta la documentazione del dipinto, un quadro spettacolare di Renato Natali. Ripeto, anni 30. 30-35, comunque sta nel primo periodo pieno. Del resto poi Ugo Ughi collezionava solo opere di grande livello qualitativo di Renato Natali. Al 25 l'ottimo Giovanni Lomi, La Maremma, le mucche maremmane davanti al mare al tramonto, 30x39,8, leggi 30-40 che mancano 2 mm, degli anni 30-40, olio su masonite ancora. Al 26, occhio, Giacinto Gigante, acquerelle tempera su carta, metà del XIX secolo, metà 800, misura 29x21, prezzo assolutamente ridicolo. Prezzo assolutamente ridicolo. Grande opera di Giacinto Gigante, grande come qualità, poi l'opera non è tanto grande, è 29x21, però un bel quadro. Poi al 27 Riccardo Pellegrini, scena di genere, datata 1888, olio su tela 50x35. Olio su tela 50x35, davvero strepitoso. Cornice coeva, prima tela, opera straordinaria. Al 28, nuovo artista, o meglio, nuovo artista che prendiamo noi in esame per la prima volta, ma questo è stato uno dei top. Suo nome è Cesare Dell'Acqua, nasceva nell'isola d'Istria, a Pirano, il 20 luglio del 1821. Morì a Bruxelles nel 1905. È un'opera dell'ultimo quarto del XIX secolo, pastello su carta, 60x45, il prezzo è ridicolo. Tra l'altro è anche un soggetto, direi, vagamente orientaleggiante, perché questa sembra il tronco di una palma, giusto? Sembra il tronco di una palma. Cesare Dell'Acqua,
Cesare dell'acqua, pastelli su carta, 60x45, opera strepitosamente valida. Al 29, Lorenzo Cecconi, primo quarto del XX secolo, olio su tela applicata a cartone, 41x67,5. La campagna romana. La campagna romana, guarda che meraviglia. 41x67,5. Olio. Al numero 30, Antonio Mancini, uno dei più grandi pittori in assoluto del XIX secolo. Nonna Caterina, il titolo dell'opera, è un pastello su carta 38x27,5. Oggi abbiamo addirittura tre pastelli, che è una tecnica poi neanche facile da trovare nell'Ottocento. Noi riusciamo ad avere tre pastelli, di cui due dell'Ottocento, sia Mancini che dell'acqua. Al 31 ritorniamo a Roma, un gioiellino di Alberto Carosi. Guarda questo scorcio fluviale, bellissimo, Alberto Carosi Roma, guarda che bello, eh? Firmato Alberto Carosi, e un olio su tavola 20 cm per 30, la cornice è la sua, Alberto Carosi. Al 32, opera strepitosamente importante di Nicola Palizzi, famiglia Palizzi, il terzo genito in fatto di pittura, poi loro erano 13 figli, ma insomma solo 4 fecero i pittori. Nasceva nel 1820, purtroppo morì a soli 50 anni. È una scena d'interno, una popolana con una capretta vicino. L'opera misura 48,5x38,5. Siamo tra la metà dell'Ottocento e la sua scomparsa. L'opera è certificata e espertizzata da un periodo del tribunale. All'opera numero 33, Vincenzo Caprile, Lo scugnizzo sorridente. Qui siamo su un quadro della fine dell'8, primi del 9. Purtroppo ci siamo accorti che praticamente è finito il mandato. C'è urgenza, immediato realizzo. Questa è un'opera che va in chiusura mandato. Se non la confermate oggi, non la confermate più. Io non so se poi riesco a riproporla in altre trasmissioni. Potrebbe essere l'ultima spiaggia. È un bel quadro fatto in una maniera divina. L'opera misura 51x36, è un olio su tela firmato, certificato Vincenzo Caprile. Fallo vedere. 51x36, Lo scugnizzo sorridente. Costa come un 24,30. Costa come un 24,30, credimi, di Caprile. Al 34, Le amiche. Lui è il grande Angelo Batti, pittore ancora vivente, Dio lo benedica, 87enne, nasce a Sora nel 1933. Questa è certamente un'opera degli anni 80, del Novecento ovviamente, ci mancherebbe. Misura 52x48, dietro c'è il certificato di garanzia firmato dal maestro Angelo Batti. Al 35, Fabio Fabbi, Il mercato vecchio a Firenze, meravigliosa opera, 53x75, olio su tela tra la fine dell'8 e il primo decennio del XX secolo, cornice coeva, ma soprattutto c'è urgenza anche qui di realizzo immediata. Al 36, un meraviglioso Tito Pellicciotti, soggetto orientalista del suo periodo libico, La carovana di cammelli. L'opera misura 35x70, certificata, espertizzata da un perito del tribunale. Al numero 37, una fantastica natura morta di Lucio Tafuri. Lucio Tafuri, grande maestro, nasce a Salerno nel 1941, vive e opera, perché ancora dipinge, a Genova Pegli. È una tavola 60x80 con una meravigliosa cornice a guantiera, un'opera che vale una fortuna,
grande artista, veramente l'insegnamento paterno è servito, perché qui veramente si è superato. Guardate che meraviglia questa natura morta di Lucio Tafuri, 60 per 80 olio su tavola. Al 38 abbiamo un'opera datata 1914 e firmata Ludovico Tommasi, dinastia Tommasi. Sono stati due fratelli e un cugino. I fratelli erano Ludovico e Angiolo Tommasi, il cugino era Adolfo Tommasi, esatto, quello che insegnò a dipingere all'Omi. È una tecnica mista, un paesaggio montuoso che misura, oh, qui c'è una sorpresa grande come una casa, che misura 77x98, opera da 3.500 euro minimo, opera da 3.500-4.000 euro. Signori, è scaduto il mandato anche qui. Questa anche in chiusura mandato, non me la perdete, perché non me lo perdonerei. Tra l'altro è di una persona che conosco, che ce l'ha affidata per monetizzare, ma non me lo perdonerei di non aver assegnato un'opera del grande. Pensa che di Ludovico Tommasi ne abbiamo avute due, ne abbiamo avuto più di Adolfo e di Angiolo che di Ludovico. Ho avuto sempre due, no, un pastello che deve avere qualcuno di voi, e questa è una tecnica mista, però questa è un'opera grande, un'opera da 3.500. Gianfranco, scusami, andiamo a un tozzo di pane, dimmi. Si sente, si sente. Per il signor Alfonso dovresti presentare l'opera numero 37. Per il signor? Signor? Alfonso. Alfonso, 37, fai vita 37. Lucio Tafuri, 60 per 80, olio su tavola. Io mi sono dimenticato di farvi scaricare da internet tutto il... c'è il sito, lui è un sito personale che vi consiglio di guardare su internet. Poi se volete vi mando dei fogli. Questa è una natura morta meravigliosa. Lucio Tafuri nasce a Salerno nel 1941, vive nella casa paterna dei Tafuri, che era il suo papà, a Genova Pegli. È un olio su tavola 60 per 80, davvero fenomenale. Dipinge ancora, 79enne, ma insomma dipinge ancora, perché non più tardi di 2 anni fa ha realizzato un'opera importantissima che ha realizzato alla regione, che ha regalato alla regione Liguria. Guarda il coltello, le noci, ma soprattutto questa melograna spaccata dalla quale è uscito il liquido rosso e ha macchiato la tovaglia. Sembra di poterla prendere e mangiarsela. Lo stesso l'uva, lo stesso la frutta, lo stesso la brocca, insomma, veramente fantastica. Poi abbiamo da rivedere le opere di Michele Carpignano in chiusura carrellata e poi cominciamo la trasmissione. Scherzi. Voi chiedete tutto quello che volete, le opere sono tantissime, sono 38 di pittura dell'Ottocento e Novecento, questo è un pittore certamente del Novecento, Lucio Tafuri, 60 per 80, un'opera grande, c'è una cornice guantiera che costa un botto, vi diamo questa, non è che la cambiamo, eh. Gran quadro davvero. Lucio Tafuri, Lucio Tafuri. Opere così grandi non ne trovi, eh. Poi andiamo a vedere le 5 opere di Michele Carpignano. Io ho messo questo trullo perché sabato qualcuno ha richiesto il trullo e ho detto ce n'è rimasto solo 1,50-70, questo che è bellissimo. Olio su tela, lui nasce a Palagianello nel 1958, fra poco festeggerà i 62 anni, il 24 di settembre. Dipinge da mezzo secolo, un pittore esperto, un pittore importante, un pittore strepitoso. Fotografia d'autentica, tutto quanto, un pittore che è qui vicino a noi, nostro caro amico. Poi al 42 c'è questo Ulivo di Puglia, un bel quadro, materico, uno dei suoi cavalli di battaglia, 80x60 lo su tela. Sotto ci sono dei papaveri in festa, fioritura primaverile, no, vedevo il titolo che sono tutte intitolate, controfirmate, in più c'è la fotografia d'autentica, questo è un 40-50. E poi abbiamo due 30x40, questa è la grotta della Zinzulusa a Lecce, la zona rocciosa della Puglia, la Zinzulusa famosissima, eh? 30x40 olio su tela, e poi c'è un olivo coperto di neve, un campo di olivi coperto di neve nella misura 30 cm x 40. Bene,
Li abbiamo visti, li abbiamo guardati, li abbiamo osservati, li abbiamo ammirati. Adesso possiamo passare alla presentazione vera e propria. Ok? Quindi io direi di iniziare subito con un'opera importante. Io farei vedere quest'opera, se non ci sono richieste prima, di Francesco Fergola. Questo è un bel quadro e poi è antico, antico. Francesco Fergola, senior. Perché senior? Perché fratello di Salvatore Fergola. Perché poi c'è lo junior che... Camillo Merlo è confermato. L'opera? Camillo Merlo è confermata. Beh, era un amore Camillo Merlo, Era un amore vero Camillo Merlo. Allora, del 13, luglio del 13, guarda che gioiellino, dietro troverà anche l'espertise della galleria. Allora, dunque, questo è un paesaggio lacustre bello della metà dell'Ottocento, signori cari, un'opera davvero fenomenale di Francesco Fergola, misura 40x51 ed è un olio su tela. Nasce a Napoli nel 1801, muore nel 1875. Fratello di Salvatore, da non confondere col nipote omonimo, questo l'abbiamo già detto. Era un artista dotato di una precisione documentaria nella ripresa dei luoghi derivata dalla cosiddetta veduta a volo che gli aveva insegnato il maestro di stampo accademico Philippe Jacob Ackert. Le prime notizie certe sulla tua attività artistica sono legate alle esposizioni borboniche, la prima del 1826, come figura facente parte del Regio Istituto delle Belle Arti, ed espone due dipinti, vincendo la medaglia d'argento. Nel 1830 presenta una tempera, sempre alla mostra borbonica, e poi inizia a far parte di quella che è stata la schiera dei pittori comunque posilipisti, anche se poi lui non ha mai avuto grande affinità con la scuola di Pitlò. Questo è veramente, veramente un gran quadro. La cornice, vi dico che anche la sua, e anche la sua originale, è stato cambiato solo il pass che era rovinato. Guarda che bello lo stato di conservazione, ha un claclé, direi appena accennato, ma calcolate che è una tela che ha 170 anni. Altrimenti, se uno... Io vi sono molto chiaro, se non accettate che sia craclata, che possa avere delle screpolature, comprate i pittori del Novecento, Michele Carpignano, Riccardo Colucci. Questa è una tela degli anni 80-90 del Novecento, è perfetta, è ben normale. Questa è una tela che ha 170 anni circa, perché siamo alla metà dell'Ottocento, può avere qualche screpolatura, ma è il certificato di garanzia dell'opera, dell'epoca, questo è davvero un dipinto, secondo me, fenomenale. 40x51, lui è Francesco Fergola, senior, aggiungo io. Francesco Fergola, senior, metà del XIX secolo, un tramonto, tra l'altro, bellissimo. Mi ricorda Vertunni, mi ricorda Achille Vertunni. Guarda che meraviglia. Poi? Gianfranco, scusami, per il signor Giovanni dovremmo presentare il dipinto numero 17, mentre per il signor Massimo il dipinto numero 11. Per il signor Giovanni, giusto? Non avevo sentito le prime sillabe. Allora, benissimo, ci siamo. Numero 18, abbiamo detto 40x51, olio su tela. Imperdibile, opera importante di Francesco Fergola, che poi fratello di Salvatore, ma entrambi figli del grande Luigi Fergola, che è stato praticamente l'iniziatore della famiglia Fergola, però lui nasceva nel 1762, mi pare. Qui abbiamo un pittore che a me piace molto, abbiamo avuto solo quest'opera, non so, forse non perché è genovese, poi lui nasce a Genova, ma è di romano d'adozione. Lui è Pietro Gaudenzi,
fallo vedere, è un'opera davvero molto bella del primo quarto del XX secolo, è un olio su tela 50x35, lui nasce proprio nella bella Genova, nel 1880, il 18 di gennaio. Morirà in un paesino della zona del Lazio, antico Licorrado, il 23 dicembre del 1955. Era figlio di un musicista bergamasco, Enrico Gaudenzi, e fu allievo alla Spezia del pittore Felice del Santo, da cui apprese la sua prima formazione artistica. Fu poi allievo di Cesare Viazza a Genova, all'Accademia Ligustica delle Belle Arti, sempre genovese. Vinse un premio che gli consentì di trasferirsi a Roma nel 1904 e di soggiornarvi nel 5 anni. Così ebbe l'opportunità di studiarvi e conoscere la pittura di Sartorio, di Francesco Paolo Michetti e soprattutto di Antonio Mancini. Si perfezionò anche con Felice Carena. Nel 1909 sposa proprio una modella di antico Licorrado, per questo poi morirà in quella zona, da cui ebbe un figlio che lo seguirà nell'arte. Purtroppo rimase vedovo presto, si trasferì a Milano, dove rimase fino al 1935. Nel 1936 l'Accademia d'Italia gli conseguì il premio Mussolini per le arti. Partecipò a diverse mostre personali e anche collettive. Una sua opera è in permanenza alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, un'altra alla Galleria Comunale d'Arte Moderna, sempre di Roma, un'altra alla Galleria d'Arte Moderna di Genova e un'altra alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Olio su tela 50x35, cornice coeva, tra l'altro anche qui la proprietà ha urgenza di monetizzare, leggo qui sulla... Questa è un'opera che venite a pagare una cifra ridicola. Non la perdete, perché questo è un regalo, ma regalo vero. Regalo vero. 50x35, un gran bel quadro di Pietro Gaudenzi. Pietro Gaudenzi, 50x35, olio su tela. Vi ricordo che tutte le opere sono accompagnate dal regolare certificato di garanzia autenticità norma di legge, articolo di legge 1490-1491 del Codice Civile. Gran bel quadro questo di Pietro Gaudenzi. 1910-1920, quella è l'epoca. C'è una bella riduzione qua, eh? 50x35 olio su tela, una bella riduzione, qui c'è un ottimo risparmio. Nonostante tutto, nonostante gli sconti, bonus annessi e connessi, è sempre previsto comunque il pagamento in 12 comode rate a tasso zero. Signori, sono occasioni davvero macroscopiche. Sono occasioni davvero, davvero, davvero macroscopiche. Non le perdete. Questa è un'opera che, se la vuoi proprio buttare via dalla finestra, la vendere a 3.800, a 4.000 euro, è un pittore importante, un pittore che trovate nei musei, ragazzi miei. È alla cornice sua, è un'opera che ha 100 anni, perché primo quarto è 1910, 1920, massimo 25. Me lo perdete la cifra alla quale Aurora Arte ve lo sta proponendo? Perdete quest'opera alla proposta che Aurora Arte ve la sta proponendo? Signori, poi non ci sono cavalli di rientro, non ci sono cavalli di ritorno, nel senso, cosa fatta capo A? C'è urgenza di realizzo adesso, magari perché è agosto. Poi se a ottobre ritorna al prezzo normale, non mi dite ma lei la proposta ha. I quadri non sono nostri. Nessun quadro è di proprietà Aurora. I quadri sono vostri, voi ce li date da vendere e pagate per esporli, perché noi lo esponiamo gratis.
altrimenti non potremmo sostentarci, perché tanto lo vendiamo, tanti soldi vi diamo. Voi avete già pagato gli spazi espositivi dai quali noi andiamo avanti. Allora, il proprietario è arbitro di decidere così, 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 così. È lui il proprietario, è lui che paga per esporlo. Allora, ora ha detto di fare lo sconto. Può darsi che a ottobre gli gira, rinnova i mandati e lo rimette al prezzo che stava. Non dico aumentarlo perché lì non sono d'accordo. Però, questo è un quadro che al prezzo al quale l'abbiamo proposto è regalato. Fallo vedere. Poi dovremmo presentare l'opera numero 20. 20, 20, 20, 20. La numero 27. 20 o 27? 27. 27. Allora, qui abbiamo un'opera di Francesco Vassetti. Vico Equense, niente proprio di meno che la festa di San Ciro, si festeggia il santo. Quando c'è la festa di San Ciro? Prova a vedere, perché mi sembra assolata, magari è in questo periodo estivo. Pittore che nasceva, poverino, a Napoli nel 1936, è morto questo febbraio. Questa è un'opera certamente non di questi ultimi anni, perché lui ha dipinto... I ben informati mi hanno detto che a Napoli che ha dipinto fino al gennaio di quest'anno. Quindi è un pittore che ha dipinto sempre. E questa è un'opera fatta molto bene degli anni 80 del Novecento, quindi era molto più giovane, era poco più che quarantenne. Ma lo si vede, io in passato ho avuto delle piccole opere, 20-30, che vi abbiamo dato a pochi soldarelli, ma erano anche un pochino più sfocate, più somiglianti direi un po' forse più a Mascolo che a Vassetti. Questo è il Vassetti, quello d'oro, il Vassetti degli anni 80-90. Il 2 maggio, vedi, la festa di San Ciro a Vico Equense c'è il 2 maggio. Ecco, e quindi c'è una bella giornata, vedi? San Ciro in processione a Vico Equense, timbrato, controfirmato, opera matematica. Altro c'è una cornice che costa un patrimonio, tutta con le foglie d'acanto, ancora il passepartout in tela con lo slippino all'interno come si usava proprio negli anni 80. Oggi il passepartout in tela non te lo fa più nessuno, se vado al cornicione dice non ce l'ho il passepartout in tela, ti ci mette il passepartout di legno, taglia, sega, incolla, spara con i chiodi, la spara chiodi e ti fa la cornice in 5 minuti. Bellissima opera di Francesco Vassetti, pittore che come soggettistica, come genere pittorico, è vero che è un pittore del Novecento, ma si è affiancato a quella che è stata la pittura innanzitutto di Migliaro ma anche di Carlo Brancaccio. Per questo lo ospito volentieri nelle trasmissioni di pittura del XIX secolo. Primo perché si legge molto bene, un bel quadro, una bella mano. Guarda la profondità delle montagne, forse sullo sfondo quel paesino è proprio Vico Equense. Io non ci sono mai stato a Vico Equense, però so che è lì. E il palloncino che è volato via, qui c'era il venditore di palloncini alla festa di San Ciro, un palloncino è volato via ed è vicino la chiesa. Sono dettagli, sono fesserie che però lui ha realizzato. Anche il santo si vede, è sul baldacchino, i carabinieri che controllano, il vecchino che arriva col bastone dalla strada. Cioè c'è poesia, c'è qualità, c'è carattere, ma davvero, 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 Poi vedetelo voi, signori cari, io non ho nessun problema, questa è un'opera che... È un gioiellino quest'opera di Francesco Vassetti, controfirmata, certificata. Ecco, sono quelli che escono dalla finestra, no? Guarda che meraviglia, non lo scivolo. Ah, non lo scivolo, appena fanno chiaro, è già là. È già, velocissimo, Tesoro. Tesoro, è caldo, Oh, è caldo. Tesoro, è caldo, Questo è, ma devo dire, è il minore dei mali. Ma lo sai perché? Tu senti un telegiornale, senti quello che succede? Non lo sto sentendo più. È meglio che non lo senti. Quindi questo non è il migliore dei mali. Poi a me fa piacere anche presentarlo perché è un bel quadro, è anche una bella opera di... Non
Francesco Vassetti. Francesco Vassetti, siamo, mi pare, rasi. Allora, andiamo a vedere l'opera numero 27. L'opera numero 27, oggi abbiamo un set strepitoso, Il lunedì poi si è trasformato nel sabato, cioè c'è sempre grande audience, c'è stato, Clara, non so, adesso, oggi, rispondevano in tre lunedì scorso, te lo ricordi o no? In tre. Allora, questo è Riccardo Pellegrini, che certamente chi ha richiesto saprà chi è. L'opera è datata 1888. Il pittore nasceva a Milano 25 anni prima, ovvero sia nel 1863. Moriva a Crescenzago nel 1934. Si formò pittoricamente, artisticamente parlando, nella Milano del Romanticismo. Studiò prima a Roma, all'Accademia delle Belle Arti di Roma, all'Accademia di San Luca, e poi a Napoli. Fu seguito da chi? Da sempre da lui, da Domenico Morelli. Viaggiò a lungo per diverse nazioni d'Europa, fra cui l'Inghilterra e la Francia, ma soprattutto in Spagna fu la sua importante fonte di ispirazione per soggetti spagnoli. A Pisa gli viene dedicata una mostra con 19 tele esposte, partecipò alle promotrici milanesi, alle promotrici dell'Accademia delle Belle Arti di Brera, alle promotrici genovesi e fiorentine. Ha fatto parte della scapigliatura milanese. Questa è un'opera che misura 50x35, fa vedere la firma a destra, Riccardo Pellegrini, 1888. La cornice è la sua originale. Tutto in prima tela, tutto in prima tela. Guarda che meraviglia. Vedi? Telaio coevo, prima tela, cornice antica, restaurata ma antica. Vedi? Questo è un gran quadro, 50x35, questa è veramente un'opera grande. Trovo che sia incantevole. Guarda che favola. Riccardo Pellegrini, pittore che è importante, famoso, ma abbiamo avuto sempre poche opere di questo artista. A me piace tantissimo come pittore, a me piace veramente tantissimo come pittore, però non ci sono state affidate poche opere. Questo è un gran quadro, secondo me al prezzo che lo proponiamo dovrebbero squillare tutte le linee. Signori, torno a ricordarvi che confermare questo, questo, quello, quello, non significa pagarlo a Clara in diretta, significa vederlo a casa e rendersi conto di persona se il dipinto è di qualità, è bello, è importante, è giusto o sbagliato. Vuoi avere un termine di confronto con un'altra opera? Te ne mando due, non è un problema, però confermatele, soprattutto quando ci sono prezzi così evidentemente vantaggiosi, perché qui c'è l'evidenza. Ragazzi miei, io ho troppi anni che faccio questo lavoro, voglio dire, se ti dico vendiamo a meno di tutti, bene, non lo perdere, andiamola a vedere, guarda che meraviglia. È chiaro e naturale che meraviglia, meraviglia assoluta, Riccardo Pellegrini. Ricordiamo che è una pittura del 19, tutti i pittori dell'Ottocento, attenzione. Allora, ve l'avevo anche detto, sabato è stata l'ultima campana, ma perché era Ferragosto. Da adesso in poi vedremo solo pittura dell'Ottocento, penso fino a Natale, se Dio vorrà, a gennaio, perché ho tanto Ottocento da proporvi. È chiaro che se tu mi vedi un quadro dell'Ottocento non può costare 100 euro, 200 euro, 300 euro. Adesso capisco che qualcuno si trova un po' a disagio perché
quelli dei 100-200 sono in ferie, perché non essendo professionisti lavorano, d'agosto vanno in ferie, i dilettanti sempre fanno così. Chi è professionista invece lavora a Natale, a Capodanno, a Ferragosto, come lavoriamo noi, come ho lavorato io. Non è che ho guardato e dice, sai, Ferragosto vado a mangiare fuori, faccio festa. No, dalle 15 alle 19 sabato ero con voi e molti di voi erano con noi. Queste sono tutte opere importanti, non trovi quadri da pochi soldi. Poi in mezzo a queste ci sono delle offerte sinceramente molto interessanti. Ma questa è un'offerta interessantissima, questa è un'offerta interessantissima, sono tutte offerte super interessanti. Però è chiaro che ci vuole anche una certa predisposizione ad afferrare mentalmente l'importanza di questi pittori. Il problema è se non conosci questi pittori. Perché che si chiami Pellegrini, che si chiami Cristiano Ronaldo, che si chiami Conte, l'allenatore dell'Inter chiaramente, stasera trepiderà. Giacomo, stasera Canale 8 la puoi vedere, te lo dico già perché sennò poi non la trovi, Canale 8. Allora, stavo dicendo, no, lui è milanista, gliel'ho detto apposta, ma Suso l'avete dato al Siviglia, io mica lo sapevo. C'avete un giocatore buono, Suso, lo spagnolo, ieri ha fatto gol. E io questo non lo sapevo mica, poi non seguo tutti questi scambi di mercato. Ok? Tutto a posto? Vai! Ora facciamo vedere un quadro antico, antico, antico vero. Mi fa vedere quel gentiluomo col cilindro del grande maestro Teodoro Duclair. Teodoro Duclair. 31 per 21, un disegno a matita della prima metà del XIX secolo. Lui sì che è stato un grande artista della prima scuola di Posillipo. Nasce a Napoli tra il 1815 e il 1816 e muore in giovane età nel 1867. È stato anche insegnante all'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Guarda questo personaggio, pensate che è tutto disegnato a matita, a punta di matita, su carta. È un disegno che ha minimo 170-180 anni. Questo lo possiamo classificare tra il 1840 e il 1850. Costa una cifra ridicola. Infatti mi vergogno anche a dire il prezzo. Tra l'altro la cornice è recente e c'è anche l'espertise di un perito del tribunale che ne assevera l'autenticità. La cornice è firmata Arquati, vedete che mettiamo anche delle cornici firmate, Arquati, che è in stile antico, vedi, antichizzata, molto bella, si presta molto bene su questo pastello di Théodore Duclair. 31 per 21. Prima metà del XIX secolo, mi sembra davvero, davvero, davvero una occasione immancabile, immancabile. Guarda che meraviglia. Signori, mi raccomando, abbiamo grandi interpreti, abbiamo i Rolli, abbiamo la Volpe, Fergola che abbiamo visto, Genius, Natali, Lomi, Gigante, c'è Giacinto Gigante, Caprile, Pellicciotti, Antonio Mancini, Nicola Palizzi, tutti pittori importantissimi. Gianfranco, scusami se ti interrompo, per il signor Luciano dovremmo presentare il dipinto numero 23. Luciano il 23, lo vediamo subito. Questo, ragazzi, non ci credo che questo lo perdete, eh? Cioè, perdete un'opera come questa alla cifra alla quale l'abbiamo proposta? Théodore Duclair? Io non ci credo, ma non ci voglio credere. 31 per 21 dimensione, tra l'altro è anche espertizzata con una perizia di un perito del tribunale. Signori, un quadro, un disegno così non lo fa un principiante. Lui è stato uno dei sei componenti della scuola di Posillipo. È arrivato in un secondo momento insieme a Ercole Gigante. I primi a far parte della prima scuola di Posillipo furono Giacinto Gigante, Achille Vianelli, Salvatore
Fergola e Gabriele Smargiassi. 10 anni più tardi arrivarono Théodore Ducler e Ercole Gigrante, fratello di Giacinto. Questa è stata la formazione base della scuola di Posillipo di Anton Smink von Pittelo. Poi, chiaro, si sono assoggettati, si sono inseriti nel contesto storico-pittorico molti altri artisti, ok? Volevo farvi un regalino, poi andiamo a vedere la 23, che è un gran bel quadro. Qui ho due piccole acquerelli di scuola inglese, sono dell'ultimo quarto del XIX secolo. Misurano 11,5 x 10. La cornicetta è antica dell'epoca. Qui c'è una scenetta romantica, lui che fa la corte lei, e di là ci sono i musicanti. Pensate a realizzare da quello, poi vedono i vestiti, i due pecorelli che sono vicino alla dama. Vuole vedere con attenzione, non abbiamo fettamino. Tra l'altro c'è anche una firma che però non leggiamo. Vedi, bello, falla vedere, c'è una firma destra, vedi? Però non si legge. Tesoro, dimmi se oggi c'è chi fa una quella così. E là c'è questa scena d'epoca, i musicanti. Sembra un rilievo. Sotto c'è scritto Old England costumi inglesi antichi. English costumes. Customs, io non lo pronuncio. Sempre 11,5 x 10. Allora, tutte e due, 400 euro. Allora, due acquerelli dell'800, 400 euro a casa tua. Te li faccio anche portare. Guarda che meraviglia. Là c'è il vetro, tesoro mio. Signori, non scherzo, 400 euro la coppia. Se li perdi ti puoi solo mangiare le mani. 11,5 x 10. La cornice antica è una cornicetta, un listellino, ma così è, così l'abbiamo lasciati. Poi, se volete, la cambiate voi la cornice. Sono due acquarelli su carta, 11,5 x 10. 400 euro. Ma... capito, va? Andiamo a vedere la 23, dai. Qui abbiamo un'opera del maestro Enrico Tirone. È un acquerello ancora su carta, 50 x 60. Io direi del terzo quarto del XIX secolo. Qui abbiamo addirittura le notizie biografiche sulla cornice, vedi? Tirone Enrico. Ora ve leggo, così guardate intanto il quadro, tanto non pesa tanto. Valente acquarellista torinese, nato nella prima metà del XIX secolo, autore anche di disegni topografici, eseguì ad olio qualche veduta di Torino, ma i suoi tempi riletti furono quelli mondani. Le sue opere si ricordano varie colline, un paesaggio d'Alpi, il Monceiso, per esposta alla Promotrice, nel mese del 1956, la Valaotta, Bardonecchia di Cappuccio, Modice 57, Monte Ambin, nelle Alpi, Cozie, proprietà del Monesio, Autrice, del 1866. Guarda che meraviglia, bel quadro, un acquerello strepitoso, troppo. La cornice sua, l'ho fatta tutta restaurare per mantenere quella scritta, perché non si fa quelle che poi per la garanzia del divento, che meglio. Fallo vedere se non è bello sto quadro, tesoro mio. Pensa che questo costa meno del Giuseppe Camino piccolino che ho dato un anno fa. E la mano è quella proprio uguale a Giuseppe Camino. Questo è un gruppo importante di pittori piemontesi, torinesi, che erano bravi a lavorare anche all'acquarello. 50 x 60, Enrico Tirone, opera di straordinaria qualità. Tardi. Guarda il ponticello come è fatto, guarda il ponticello. Vedi? Il viandante che cammina, il corso d'acqua, acqua cristallina dei monti. E io trovo che sia un quadro delizioso, un quadro davvero meraviglioso. Vai! Guarda che sogno, mai successo, mai successo, guarda che spazio, che spettacolo. No, di avere un'opera di Enrico Tirone. Tra l'altro oggi abbiamo due pittori esordienti nelle nostre trasmissioni, Enrico Tirone e Cesare Dell'Acqua, che certamente Tirone magari lo conoscono un pochino più i piemontesi. Dell'Acqua è un pittore che certamente voi tutti conoscerete,
non l'avete ancora chiesto perché dice adesso aspettiamo magari poi, ma ci mancherebbe, certo, certo, certo. Allora, io starei un attimino tranquillo aspettando perché non abbiamo nessuna tipologia di fretta. Trovo che sia un quadro spettacolare questo. Pensa, io voglio vedere un pittore oggi, anche degli accademici, che esce dall'Accademia, un classicista, anziché astratto, moderno, che ti fa un acquarello come questo, nella misura 50x60, perché gli acquarelli piccolini al limite, quelli avete fatto un errore grandioso, però è lo stesso, magari non ve ne siete neanche accorti, chissà. Trovo che questo sia un gran quadro, una gran bella opera di un artista piemontese. Ora farei vedere l'opera numero 14 del maestro Riccardo Colucci. Nasce a Napoli il 1 d'agosto del 1937, ancora vivente, ha compiuto da qualche giorno 83 anni. Questa è un'opera degli anni 90 del Novecento, è un mercato napoletano 70x70, olio su tela. Molto movimentato, devo dire, anche le bancarelle della frutta e della verdura, devo dire, fatte, guarda le melanzane, guarda le verdure, le arance, i pomodori, la verdura a terra, i personaggi che guardano questo mercato, 70x70 olio su tela. Lui è Riccardo Colucci. Controfirmato dall'artista per autentica. Titolo dell'opera: Mercato. Meravigliosa opera di Riccardo Colucci. Dritto? Sì. Che bella che è quest'opera, mamma mia. Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Gianfranco, dovremmo presentare l'opera di Natali, la numero 24. Certo, bella richiesta, importante, un'opera importante, giusto. Questo è un bel quadro, guarda che movimento ha quest'opera di Riccardo Colucci. 70x70 olio su tela. Vi ricordo che tutte le opere sono accompagnate con il regolare certificato di garanzia e autenticità a norma di legge, articolo di legge 1490-1491 del Codice Civile. Confermata l'opera in visione. Certo, un quadro come questo vorrei vedere che non si conferma al prezzo, tra l'altro, al quale l'abbiamo proposto. Signori miei, questa è un'opera meravigliosa. Ora andiamo a leggere un'opera importante di Renato Natali. È l'opera più importante che ho avuto in questo ultimo anno, certamente. Ricordo altre due opere molto importanti, due o tre opere che abbiamo avuto in passato, ma questa è innanzitutto la più vecchia che ho avuto di Renato Natali, perché la possiamo racchiudere nel primo periodo storico del maestro. Nasce a Livorno nel 1883, muore alla veneranda età di 96 anni nel 1979. Ovviamente, avendo avuto una vita così lunga, la sua carriera pittorica va divisa in tre parti, essendo un artista labronico, un po' smacchiaiolo, ma anche molto creativo, perché si distacca un pochino dai macchiaioli. Quindi va divisa in tre parti. Chiaramente le opere del primo periodo sono quelle più in assoluto più costose, perché fanno parte del suo periodo in cui aveva più energia, più forza, e vanno racchiuse fino al 1935, da quando iniziò a dipingere, diciamo dal Novecento, anche se i primi dipinti, la storia racconta che risalgono al 1898, lui poi ha iniziato a frequentare le Biennali Veneziane, ne ha fatte sei di Biennali Veneziane, e una Quadriennale Romana nel 1948. Quindi il primo periodo fa
diciamo dal 900 al 935. Il secondo periodo, che è un periodo molto buono e molto spesso abbiamo avuto opere del secondo periodo, va dal 35 al 55. Poi i ben informati raccontano che ha dipinto fino a 92 anni. Però quelli che ha fatto a 90, 88 fanno parte del terzo periodo e sono più deboli quelli dopo il 55, negli anni 60. È ovvio, perché può essere un gran maestro, ma la mano, la fantasia, la lucidità ti viene un po' meno, eh? Che sia chiaro. Quindi primo periodo fino al 35, secondo periodo 35-55, terzo periodo 55, sua morte. Questa è un'opera straordinaria, dietro, ora ve la stacco, ha fatto parte di una collezione importante di un personaggio che ha creato una specie di fondazione, Ugo Ughi, un collezionista toscano che raccoglieva tutte le opere di Renato Natali. La cornice è la sua dell'epoca, eccola qua. Infatti, oltre alla firma Renato Natali, c'è la controfirma Ugo Ughi. Ecco qua, poi c'è questa raccolta Ugo Ughi, se la faceva stampare lui e metteva tutte le mostre importanti personali. È un olio, Chiacchiere il titolo, 50x70, forse la sua 135esima opera, firmata anche Ugo Ughi sul cartellino che è stato applicato. Cioè, questa è un'opera, signori, che puoi chiedere qualsiasi cifra. Qualsiasi cifra. È un'opera che, chiaro che mica vale un milione di euro, ci mancherebbe. Però, vuol dire, puoi chiedere 10.000, 11.000, 12.000, 9.000, non meno. Perché non ce n'è, del primo periodo non ci sono opere di Renato Natali. Noi l'abbiamo avuta e so io quanto mi è costato portarla, a convincere il committente a proporla la cifra alla quale appunto la stiamo proponendo. Guarda quel blu, il cielo blu di Livorno, i famosi blu di, Natali. Qui abbiamo un'opera che è stata abbattuta a Pandolfini a Firenze, certo giocava in casa, che mi ricorda un po' come impostazione questa. Questa è un'opera grande, ha fatto 65.000 euro più i diritti a Pandolfini, tra l'altro è un'opera del 24 mi pare, ombre e suoni molto grande, 1,52 m per 1,39 m, giustificata, però guardate questa, c'è una certa somiglianza e quella che è stata abbattuta a 65.000 euro era certamente un'opera del primo periodo, infatti era del 24 che partecipò alla 14ª Biennale Veneziana. E insomma, signori miei, voglio dire, è un artista che ha fondato il gruppo Labronico insieme a Gino Romiti, Gastone Razzacuta e altri. Questa è un'opera seriamente, veramente importante del maestro Renato Natali, la più importante che ho avuto nell'ultimo anno, in assoluto, senza nulla togliere alle altre. Ricordo le ballerine a ribalta, spettacolare, ricordo un paesaggio all'Ardenza, che deve avere qualcuno di voi, ricordo le belle opere, però questa è un'altra categoria. Questa è veramente, assolutamente un'altra categoria, ma anche perché ha fatto parte della collezione Ugo Ughi. Questi sono i dipinti che non dovreste mai, mai perdere. Considerate che la conferma non è un acquisto, che c'è il pagamento in 12 mesi a tasso zero o la possibilità eventualmente anche di dilazionare la cifra in più mesi, 24, 36, fino a 60 comode rate. Insomma, credo non ci siano difficoltà. Poi il resto vedete voi, per me non ci sono problemi. Gianfranco, poi per il signor Gabriele dovremo presentare l'opera numero 11. Abbiamo già vista, la rivediamo, va bene, la rivediamo, tutti che vogliono Vassetti, pensa che costa 100 lire, è ancora là. Mettiamo qua. Che quadro, mamma mia.
Che quadro di Natale. Sì, è un po' in luce, c'è più luce, c'è un, spara un attimino. Qui c'è un po' di luce perché deve stare in basso, però sotto c'è l'acquerello, quindi ve l'ho fatto vedere anche inclinato, un'opera fenomenale, eh. Massimo 35, proprio al confine. Poi non c'è l'anno esatto, però è un'opera del primo periodo sicuramente. Questo è un gran quadro, eh? Questo è veramente un... Cosa? Meno male, ha sempre, quasi sempre dipinto su masonite e su tavola. Su tela ci sono molti falsi. Su tela di Renato Natali sono molti falsi. A Livorno la maggior parte dei pittori di questo periodo storico dipingeva tutto su masonite e faesite, che poi insomma è la stessa sostanza. Questo è Natali, questo è Lomi, stesso periodo, masonite anche questa. Quindi voglio dire, non lo scopro io, dovreste saperlo, anche perché poi la superficie sulla quale viene dipinto è assolutamente ininfluente, assolutamente ininfluente, perché allora negli anni 30 non c'era il benessere che ci potrebbe, non c'è oggi benessere, noi ci illudiamo di stare bene, ma in realtà siamo pieni di debiti noi italiani, ma quella è un'altra storia. Quindi non c'era il benessere che ci potrebbe essere oggi. All'epoca come riuscivi dipingevi. Poi le scuse sono mille, le chiacchiere, ve le potete raccontare da solo. Io sono felice di averla quest'opera, perché un quadro come questo io l'ho tirato fuori oggi, perché dico, vabbè, dopo Ferragosto facciamo vedere una bomba. Questo io lo reputo uno dei quadri più belli che ho nella nostra collezione, in assoluto. Anche perché trovare un dipinto di Ugo Ughi, della collezione Ugo Ughi, di Renato Natali, il più grande raccoglitore di opere di, Ugo, di Renato Natali, io dico che fai molta fatica. Andiamo a vedere l'11, che è anche più leggero come, come articolo, che oggi ho visto già come marca, quindi rimaniamo tranquilli. Sì, ma come no, guarda che meraviglia. Qui abbiamo un'opera di Francesco Vassetti, anni 80 del Novecento, purtroppo è scomparso lo scorso febbraio all'età di 84 anni. Vico Equense, la processione di San Ciro, olio su tavola 25x35. Pittore che si è avvicinato come pittura alla soggettistica di Vincenzo Migliaro e Carlo Brancaccio, cioè un verista vero e proprio. Bellissima quest'opera, mamma mia. Soprattutto 25x35 allo su tavola, ripeto, anni 80. Gran bel quadro. Caprile lo vediamo, come no? Certo che vediamo Caprile. Certo che vediamo Caprile. Guarda che sogno! Gran quadro, grande opera. C'è Ugo Mascolo, se vuoi te lo vado a prendere. Ugo Mascolo. Lo so, sei tornata.
25 per 35 Francesco Vassetti. Allora, di Francesco Vassetti, se volete Vassetti, il valore inferiore a questo non esiste al mondo. C'è Ugo Mascolo che ha intrapreso questo genere pittorico, ve l'ho fatto vedere sabato, ne è uno 30-24, mi pare che abbiamo proposto a 300 euro, quello costa meno. Vassetti, a meno di questi soldi non comprate nulla, assolutamente nulla. Quindi... chiunque siano, è bene sempre vedere, guardare, che è fondamentale. Allora, andiamo a vedere l'opera numero 33. Allora, qui abbiamo un capolavoro davvero, un gran quadro. Vincenzo Caprile, uno dei grandi, grandi pittori dell'Ottocento italiano, non solo napoletano, perché è un pittore che ha avuto un palcoscenico anche internazionale, perché le opere di Vincenzo Caprile si battono anche all'estero, alle aste di Christie's, Sotheby's, Dorotheum e Bonhams. Qui abbiamo nel particolare una tela antica, perché la tela è antica e si vede col telaio coevo, che misura 51 per 36. Siamo tra la fine dell'8 e i primi del 9. Lo scugnizzo sorridente col basco. Lo scugnizzo sorridente col basco. 51 per 36 olio su tela. Signori, Vincenzo Caprile nasceva a Napoli nel 1856 e morto 80 anni più tardi nel 1936. Pittore che frequentò l'Accademia delle Belle Arti di Napoli e fu allievo di Domenico Morelli e Gabriele Smargiassi, quindi ebbe due grandissimi, meravigliosi insegnanti d'Accademia. Poi fece parte del gruppo di Resina, della scuola En plein air, ma lui è stato un pittore che ha dipinto sempre soggetti diversi e vari. Però certamente eccelleva nel ritratto, nella figura. Io ho avuto delle opere di Caprile davvero fenomenali. Ne ho una che viene da una permanente di Milano dell'Ottocento mondiale. L'ho pubblicata, l'ho messa su Facebook, poi la vedremo quando farà più fresco, quando staremo tutti a casa, belli caldi. Che ci sarà anche una soglia d'attenzione un attimino maggiore, un attimino più adeguata. Questa è un'opera che noi abbiamo praticamente in chiusura mandato, io mi vergogno anche a dirlo, ma viene a costare il valore di un 24-30 di Caprile di questo periodo, fine 8, primi 9, quindi un'opera vecchia, 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 vecchia di Caprile, il Caprile giovane, fallo vedere. Il prezzo lo chiedi a Clara, perché io sinceramente queste cose che mi fanno fare i committenti, perché i quadri non sono nostri, non è che lo stabiliamo noi lo sconto. Ragazzi, questo al prezzo iniziale era una follia, era stato messo un prezzo basso perché, questo me lo ricordo, c'era un asse ereditario sopra. Ma questa è un'opera che ha 6.000 euro, a 5.000, 6.000 euro, è il prezzo suo, questa misura, 51 per 36 di questo livello, guarda il viso, guarda la perfezione. Questo è un gran quadro, Caprile è stato uno dei grandi dell'Ottocento. Guarda che favola, questa è un'opera imperdibile. Chiedi il prezzo a Clara, perché se conosci Caprile, sempre che tu lo conosca, che poi magari conosci altre pitture, altri pittori e ti sfugge un attimino il valore di Vincenzo Caprile. Se conosci Vincenzo Caprile rimani esterrefatto dal prezzo, perché è ridicolo, credetemi, è ridicolo. 51 per 36 olio su tela. Meravigliosa opera, meravigliosa opera. Questi sono i quadri che non dovreste mai perdere, in chiusura mandato. Tesoro mio, oggi veramente ce l'avete storto, avete fatto un brutto Ferragosto forse, Paolo
Vincenzo Caprile. Bello. E che non lo so, ma il nostro è proprio, guarda che meraviglia, veloce ma veloce. Eh certo, va bene, va bene. Signori, un'opera come questa è un'opera da 6.000 euro, è un'opera da 6.000 euro, credimi, io te lo sto proponendo ad una cifra che fa sorridere, 51 per 36, olio su tela, guarda che meraviglia, la cornice è la sua, è vecchia, non è dell'Ottocento la cornice è vecchia, io credo degli anni 50, 60, ancora il passepartout con la tela grezza, all'etichettina, la firma, perché è firmato, la firma di Caprile. Ragazzi miei, sono occasioni che ti capitano adesso a Ferragosto, se qualcuno è un attimino lucido con le idee, oggi non vi vedo lucidi, sono sincero, oggi non vi vedo lucidi, cercate di concentrarvi perché i prezzi che trovate a Aurora sono i più piccoli in assoluto, adesso un amico ha chiamato e ha constatato con mano, i prezzi che trovate qui a Aurora sono i più piccoli del mondo. Poi oggi, per esempio, questo è ancora più piccolo del mondo. Poi vedete voi, signori, noi vendiamo le opere autentiche vere. Il mondo è pieno di imitazioni o presunti tali. Va bene, rivediamolo ancora. Guarda che meraviglia, questa è un'opera fantastica, ragazzi miei. È in chiusura mandato. Ve lo dico, è per 2 diviso 3. Vedrai. Sì, sì, come quelli per, siccome non ci sono, ma non c'è materiale per fare per 2 diviso 3, è scaduto il mandato, l'ho messo qua dentro. Che devo fare? È così. Oh, mamma mia, che fatica, oh. E che? A regalare i quadri. Hai visto a regalare i quadri? Se fa fatica. Sì, qui non, ragazzi, io ti dico, io mi diverto, perché vedete... Quello che abbiamo noi, io lo so perché io vivo qui dentro, mia moglie mi rimprovera, stai più in azienda che a casa. Ed è vero, sto più in azienda che a casa. Confermata l'opera 33. Questo è un gran quadro, c'è più. Allora, mia moglie mi rimprovera, ci stai più in azienda che a casa. Ed è vero. Quindi quello che abbiamo noi io lo so, se io devo guardare, vedo quando ho tempo, perché io mi guardo, lo sport ce n'è poco, ieri mi sono visto la finale dei campioni del mondo di snooker, bellissimo, ha vinto il mio preferito Sullivan, il biliardo, poi c'era un po' di tennis femminile, adesso c'è il tennis a New York e poi... Le partite europee, qualcosa di carino, insomma, stasera gioca l'Inter, speriamo bene, ma insomma. E poi quando finisce il film, guardo anche altre televendite e c'è qualcuno che ogni tanto prova, cambia la versione, fa, picchia, mena, ma non ce n'è per nessuno, signori miei. L'Ottocento ai prezzi che lo comprate ad Aurora non lo comprate da nessuna parte al mondo. A prova è la realtà. Complimenti a chi ha confermato quest'opera di Caprile. Ora ci andiamo a vedere. Colino Palizzi. Quello è un bel quadro, quello è un bel quadro. Allora, qui abbiamo un'opera di Nicola Palizzi. 48,5 per 38,5, olio su tela, siamo tra il 1850 e il 1870 che segna, ahimè, la data della sua morte. Lui nasceva a Vasto nel 20 febbraio del 1820, moriva a Napoli il 20 settembre del 1870. Uno dei componenti della famiglia Palizzi, 13 fratelli, 4 pittori. In ordine di nascita i pittori sono Giuseppe 1812, Filippo 1818, Nicola 1820, Francesco Paolo 1825. Quindi lui è il terzo
della dinastia Palizzi Pittori. Lui nel 1842 si trasferisce da Vasto a Napoli e si trasferisce a casa dei fratelli che ancora vivevano a Napoli con lui, chiaramente, che vivono ancora tutti e due a Napoli. Filippo poi rimase a Napoli, mentre Giuseppe si trasferì a Parigi perché era in disaccordo con Smargiassi, che era antagonista, la famiglia Smargiassi, antagonista della famiglia Palizzi a Vasto. Le prime tele di Nicola Palizzi furono improntate soprattutto con paesaggi, con soggetti, con tramonti e altre, animali. Si impegnò poi nella rappresentazione dal vivo, la pittura famosa En plein air. Seguì l'esempio del fratello Giuseppe, nel 1856 intraprese un viaggio che con tappa a Roma e a Firenze lo portò a Parigi, dove ebbe occasione di conoscere la pittura della scuola di Barbizon, di cui Giuseppe Palizzi era ormai diventato un esponente. Conobbe Gustave Courbet e fece parte della scuola, appunto, dei pittori di Barbizon. Tornato in Italia faceva anche parte della scuola di Resina. Le sue opere si trovano presso la Galleria dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli e anche presso altri musei d'Italia. Morelli in conferma. Questa è un'opera davvero importante, quasi un 50-40. La cornice è la sua ed è in prima tela. È in prima tela, ragazzi, siamo tra il 1800, povero me a piegarmi, tra il 1850 e il 1870. Io qui ho un'aggiudicazione di un'opera poco più grande che è stata battuta a Vienna, Doroteum, nel 2018. Non c'è tanto materiale, tra l'altro, Nicola Palizzi. È più grande, è un 61-49, leggi 60-50. Vedi? Fu aggiudicata a 6.875 euro, diritti d'asta compresi, perché a Doroteum ti ci mettono anche i diritti d'asta. Poco più grande, 6.875, devo dire una cifra anche abbastanza modesta per un Nicola Palizzi, eh? Questo è un po' più piccolo, ti dico, è un quadro da 5.000 euro. 4.500-5.000 euro. Olio su tela, prima tela, certificato espertizzato. Povero me. Certificato espertizzato. Nicola Palizzi. No, c'è una perizia di un periodo del tribunale. 48,5 per 38,5. Signori, componente della famiglia Palizzi, eh. Non qui. Guarda che meraviglia. Guarda che meraviglia. Sì, te la faccio rivedere. Te la faccio rivedere. Eccola qua. Tesoro mio. La quarta volta che presentiamo Francesco Vassetti. Fosse che fosse la volta buona. E costa 100 lire, cioè costa due soldi. Eppure è ancora qui che stiamo picchiando l'orbo con quest'opera. Allora, anni 80, 25 per 35 olio su tavola, controfirmata, intitolata all'artista per autentica, c'è una cornice con le foglie d'acanto incredibile da non perdere. Confermata. Oh, finalmente, tanto ci voleva. Ragazzi, quattro volte me l'avete fatta confermare, costa 100 lire. Allora, rivediamo, eh? Sì, ma scherzi, che non lo so, eh? Guarda che sogno, imperdibile, imperdibile. Questa meravigliosa opera, purtroppo questa settimana è ferma quella zona, il nord è tutto fermo. Eh? Ah! Perché Nicola è in ferie. Quindi se uno va in Sicilia, poveraccio, non è che si taglia a metà. Il nord, purtroppo, la consegna al nord per il momento sono rimandate alla prossima settimana, perché abbiamo Nicolino che è in ferie, giustamente.
Nicola Palizzi, che si fa? Allora, guardate, vi voglio... guarda, un'altra... Ecco, un'altra opera che è proprio a prova, no? Alla prova di vedere a quanto noi proponiamo i quadri. Lì abbiamo un quadro di un pittore, tra gli altri pugliese, Francesco Galante. È un 25x35 degli anni 30-40. Uno scorcio della costiera partenopea. La cornice è certamente più giovane perché è una cornice salvestrini a cassonetto che testimonia un'epoca degli anni 70, ma il quadro è certamente molto più vecchio, degli anni 30 appunto. Francesco Galante nasceva a Margherita di Savoia nel 1884, moriva a Napoli nel 72. Frequentò l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, ebbe come maestri due grandi, Vincenzo Volpe, che era insegnante di figura, e Michele Cammarano, insegnante di paesaggio. I due maestri lo fecero entrare in contatto con la pittura ottocentesca napoletana e la sensibilità e l'intimismo delle figure di Gioacchino Toma. Si trasferì a Milano, dove collaborò come illustratore con vari editori, e l'esperienza lombarda fu per lui fondamentale perché lo mise in contatto con il movimento della secessione di Vienna, di Monaco e col periodo dell'Art Nouveau. Espone, pensate, al Salone di Parigi del 1909. Non tutti. L'ho detto, 1850-1870, ci prendiamo un ventennio. L'opera è espertizzata, certificata a un periodo del tribunale. Quello è un quadro che a quel prezzo fa ridere Palizzi, ragazzi. Quello è un capolavoro, Nicola Palizzi. Allora, ero rimasto al Salone di Parigi del 1909, realizza paesaggi della Veduta di Napoli, pittura scene di mercato, figure, molto bravo nelle figure, e la sua arte progredisce nel tempo, partecipa alle mostre milanesi, alle mostre napoletane, alle mostre romane, affresca su incarico del Comune di Napoli il soffitto del Teatro Mercadante, nel 32, nel 53 quello del Teatro di Corte a Palazzo Reale. Insegna all'Accademia delle Belle Arti a Napoli per tantissimi anni, dal 1914 sia alla metà degli anni 50, per oltre 40 anni. 25-35, olio. La numero 32 confermata. Grazie. Qui abbiamo un'opera più piccola che è stata abbattuta a Doroteum, pure questa, guarda. L'8 giugno del 2020, 21x26, è una zona di Napoli, lui amava Napoli, via Roma da piazza San Ferdinando. Voi direte, ma tu fai vedere sempre Doroteum. No, ti ho fatto vedere una che è stata giudicata due mesi fa. Due mesi fa. È stata giudicata a 2.560 euro, diritti d'asta compreso. Hai ragione, l'ha sentito proprio. Provate a chiedere il prezzo di quest'opera. Francesco Galante, 25x35 olio. Prova a chiedere il prezzo a Clara. E te stavo chiamando, le cambiavo un giorno sì, un giorno no. Due ella. Tu invece Ara, Clara. E tesoro, devo dire Clara. E tesoro, sono anziano io, Francesco Galante. Gabriella la chiamavo Raffaella, Raffaella la chiamavo Gabriella. La di Brescia? Boni? C'è mica fretta, chiedi il prezzo a Clara. Ragazzi, è un quadro eccezionale questo di Francesco Galante, ma non scherziamo. Sì, hai voglia a fare sconti al prezzo che te lo propongo io, non te lo propone nessuno. Non te lo propone nessuno, tesoro mio, Ma vedete, signore, allora vi dico una cosa. Noi, se dobbiamo, esatto, se dobbiamo prendere un quadro in affidamento, noi lo prendiamo al prezzo più conveniente per voi. Quindi qui non trovate niente fuori range. Poi è chiaro che qualche volta, soprattutto ultimamente, devo dirvi sì, perché ultimamente ho ricevuto molti... ben serviti da voi telespettatori, ma avete anche ragione, perché qualcuno potrebbe dire no, io più di tot no, ma vado al diavolo. Ma avete mandato al diavolo e avete fatto bene, perché io tiro sempre il famoso elastico che poi si spezza,
per cercare di farvi risparmiare al momento della presentazione. Ma vi garantisco che un'opera di Francesco Galante firmata con certificato di garanzia, giusta, bella come questa, al prezzo al quale ve lo stiamo proponendo, non ve la può dare nessuno oggi nel mondo. Francesco Galante, 25x35, un gioiello. Quindi non c'è bisogno di fare, come dire, numeri ad effetto. Qui quando c'è una scritta, lo sconto è vero, come è stato sull'antiquariato venerdì, come è stato sui quadri del Novecento sabato. Bene. Adesso facciamo il punto della situazione. Sempre due più tre i cubi. Questo l'ho detto tante volte, in palestra l'ho detto. Guarda che meraviglia, a qualcuno dice hai cambiato la pallina, dico no, guarda che meraviglia. E ci sono due amici che vorrebbero la carrellata e noi la facciamo perché comunque l'orario si presta, nel senso che siamo nel mezzo del cammin di nostra trasmissione e comunque possiamo fare un riepilogo delle opere che abbiamo a parete, ce ne sono tante, tra l'altro laggiù non l'abbiamo toccato perché l'abbiamo toccata all'inizio, c'è una piccola personale del maestro Michele Carpignano che è un pittore più moderno ma sempre con temi classici. Opera numero 1, Giovanni Panza, una tavoletta degli anni 50 che misura 55x35, il venditore di pesce a Napoli, bellissima opera, siccome è di là. Poi sotto al numero 2 abbiamo un pittore molisano, molto amico dei Palizzi, Arnaldo Delisio, è una piccola opera 19x15 del primo decennio del XX secolo. Al numero 3 abbiamo una novità, ve l'ho anche fatta vedere ma non vi è piaciuta forse, abbiamo un disegno di Théodore Duclair, maestro della prima scuola di Posillipo, è un disegno su carta della prima metà del XIX secolo, 31x21, il prezzo ve lo ricorderete, è ridicolo. Al numero 4 c'è un'altra opera in chiusura mandato, incredibile, Francesco Coleman, c'è il vetro perché è un acquerello meraviglioso dell'ultimo decennio del XIX secolo, 44x64, è un'aia di un cascinale con molti oggetti, un'opera da vedere bene bene, poi la vediamo. Al numero 5 abbiamo Francesco Tito, pittore della vecchia Napoli, è una scena di genere, un interno, l'opera misura 43,5x33,5, olio su tela applicato a cartone. Al numero 6 c'è un meraviglioso paesaggio di Giovan Battista Lelli, più bello di un Silvio Poma, col quale ha lavorato molto spesso, pittore che nasce nel Bergamasco nel 1828 e muore a Milano nel 98, sempre dell'Ottocento ovviamente. L'opera misura 36x46,5, olio su tela, cornice su originale. Al numero 7 abbiamo un figlio d'arte, Fausto Pratella, il porto di Napoli verso sera al tramonto, 40x50, olio su tavola, anni 30. Al numero 8 Gilbert Serren, pittore francese, nasce nella prima metà del XIX secolo in Francia, a Parigi se non ricordo male, e questa è un'opera del periodo 1870-1880, periodo nel quale ha lavorato anche a Venezia con Pastega e Favretto. La tela, bellissima la cornice, che è la sua originale dell'epoca, la tela misura 63,8x43, c'è urgenza immediata di realizzo, un prezzo folle. Al numero 9 l'ha appena presentato Francesco Galante,
25x35 olio anni 30, scorcio napoletano con figure. Al 10 abbiamo due acquerelli che vi ho anche fatto vedere, Inghilterra, ultimo quarto del ultimo quarto del XIX secolo, 11,5x10, due gioiellini a due soldi. Stento a credere che non siano stati confermati. Al 12 abbiamo Oscar Ricciardi, mercato a Porta Capuana, al tramonto, olio su tela 40x30, primo decennio del XX secolo. Grande artista Oscaretto Ricciardi. Al 13 c'è un pittore siciliano, Antonio Privitera, nasceva a Catania nel 1910 e morto a Roma nell'89 del Novecento. È un pastello molto grazioso, questa dama col cappello, 40x30 alla cornice la sua. Al 15 l'opera più importante del pomeriggio. Senza ombra di dubbio, lei è Emma Ciardi, datato 1913, olio su tela 77x61, cornice coeva, certificato e espertizzato da un perito del tribunale. Questo è un quadro, senza starci a girare intorno, è un quadro che oggi a 20.000 euro puoi dire ho fatto un buon acquisto. A 20.000 l'hai comprato bene, puoi pagarlo anche 25. Non c'è nulla sul mercato di Emma Ciardi, non c'è nulla di Venezia. Se trovi, trovi qualche giardinetto, qualche paesaggio delle Dolomiti. Trevisano, quelle zone del Trevigiano che lei realizzava. Venezia non trovi nulla. Datato 1913, di questa dimensione, di questa qualità, di questa forza. Niente. Questa è una perla veramente. Lo vediamo oggi, poi lo abbiamo già visto mercoledì scorso, ve l'ho lasciato oggi due volte, poi lo mettiamo in archivio e ne riparliamo poi quando è più fresco. Le opere importanti le lasciamo per l'autunno, questa è molto importante, eh? Poi è chiaro che quelle importanti sono sempre, però questa la vorrei un attimino, perché non ho nulla, io so cosa mi può entrare in casa perché ho contatti con molti di voi, molti li ho lasciati, io ho ancora in mente l'Antonio Mancini puntinato, quello... che però quello non so se riuscirò a portarvelo, ce l'ho ancora in mente, è una trattativa che era in corso, poi il committente è andato in vacanza, ma anche mezzo mandato al diavolo, perché anche lì tiravo, però chissà, lo avremo, lo so. Però di Emma Ciardi non nulla è in entrata, neanche da lontano, quindi me la voglio tenere cara, sono riuscito a convincere il committente a lasciarla ancora un po' da noi. Poi al numero 16 abbiamo Vincenzo Irolli, meravigliosa opera del primo quarto del XX secolo, 1910-1920, certificato e espertizzato anche lui ovviamente. L'opera misura 54x37, la cornice è la sua originale. Al 17 abbiamo questa meravigliosa maternità di Pietro Gaudenzi, pittore genovese, romano d'adozione, 50x35, siamo nel primo quarto del XX secolo. Anche qui cornice coeva. Al 18 il primo quadro che vi ho fatto vedere, Francesco Fergola Senior, pittore, fratello di Salvatore Fergola, l'opera della metà del XIX secolo, 40x51, tramonto lacustre. Al 19 un gioiello di Alessandro La Volpe, grazie Clara, uno dei miei artisti preferiti, datato 1864, Gaeta, il mare di Gaeta, il castello aragonese sull'altura, olio su tela 50x60, certificato e espertizzato, l'ho detto, lo ripeto, sì, da un periodo del tribunale. Al numero 20 Lorenzo Genius, Eugenio è lo zio, e lui è Lorenzo Genius, nipote di Eugenio, è una tavoletta del primo decennio del XX secolo, 27,5x44, olio, cornice coeva restaurata. Al 21 Carlo Dominici da Livorno, piccola tavoletta 15x25, olio su tavola, pittore labronico, un gioiellino. Al 23 Enrico Tirone, Piemonte, l'ho anche presentato, questo meraviglioso acquerello 50x60,
Gran quadro. Al 24 Renato Natali, primo periodo, anni 30. Un quadro nel primo periodo di Natali non è facile da trovare. Collezione Ugo Ughi, 70x50, olio su masonite. Un quadro spettacolare. Lo stiamo regalando alla cifra alla quale l'abbiamo proposto. Questo è un quadro da 10-12 mila euro oggi. Se conoscete il valore di Renato Natali del primo periodo, fino al 35, il suo primo periodo storico di pittura. Poi c'è il secondo periodo 35-55, l'ultimo periodo 55, la sua morte. Questa è un'opera strepitosa. Dietro c'è tutta la documentazione di Ugo Ughi, che era un raccoglitore e ha creato una specie di archivio sulle opere di Natali. Al 25 abbiamo un altro livornese doc, Giovanni Lomi, La Maremma, 30x39,8, 30-40 leggi, anni 30, olio su masonite, gran quadro. Al numero 26 c'è un quadro da fare un affare, Giacinto Gigante, acquarello e tempera 29x21, metà del XIX secolo, uno dei più grandi pittori posilipisti dell'Ottocento. Dicono che sia il numero uno, che abbia addirittura superato la fama e il valore di Pitlò. Mi piace molto, Gigante, mi piace molto, questo è un paesaggio con dei fraticelli. Al 27 una bellissima opera di Riccardo Pellegrini, pittore che ha fatto parte della scapigliatura milanese, datato 1888. 12, un quadro che ha 132 anni. Gianfranco, scusami, intanto l'opera numero 9 di Galante è confermata. Ti credo, grazie e complimenti. Avevamo detto, non mi ricordo più, 27 Riccardo Pellegrini, 50x35, olio su tela, datato 1888. Cesare dell'Acqua, nessuno mi ha chiesto questa opera? La stessa è un quadro eccezionale, questo è un pittore importante, vero? Bella da impazzire, un soggetto un po' orientalista, devo dire. C'è una palma, 60x45, siamo nell'ultimo quarto del XIX secolo. Gran quadro di Cesare dell'Acqua, certificato e espertizzato. Al 29 abbiamo Lorenzo Cecconi, pittore romano. Sì, Lorenzo Cecconi, 41x67,5. Olio su tela applicato a cartone o a tavolo, non mi ricordo. Al 30 Antonio Mancini. Fine 8, primi 9, pastelli su carta, 38x27,5. Uno dei più grandi pittori figurativi dell'Ottocento in assoluto. Bella da impazzire quest'opera. Poi la scendiamo che è il vetro, che sotto si è liberato. Al 31 un piccolo gioiellino di Alberto Carosi, 20x30, olio su tavola, direi degli anni 30. Anni 20, anni 30, esatto. Tavoletta, deliziosa, cornicetta sua, costa una fesseria, devo dire. Fatto benissimo, questo è un gioiellino. Poi, al 34, Angelo Batti, da Sora, Le Amiche, 52x48, olio su tela, anni 80 del Novecento, ancora vivente, 87enne. Non si trova un'opera di Batti neanche a regalarla. Neanche a regalarla, a cercarla con l'umicino, non c'è niente. Io ho avuto quest'opera che veramente ve la propongo ad una cifra folle, questo è un gran quadro. Poi al 35 troviamo Fabio Fabbi,
L'opera misura 53x75, olio su tela, fine 8, primo decennio del XX secolo, la piazza del Mercato Vecchio a Firenze. Sotto Tito Pellicciotti, periodo libico, 1911-1912, certificato espertizzato, misura 35x70, olio su tela, la carovana dei cammelli nel deserto della Libia. Al 37, Lucio Tafuri. Lucio Tafuri, meravigliosa natura morta, 60x80, olio su tavola. Nasce a Salerno nel 41, fu suo padre a portare la pittura, il grande Clemente, ma è un pittore che ha avuto un percorso importantissimo, devo dire. Tra l'altro c'è una cornice a guantiera fantastica, questa è una natura morta di una forza pittorica incredibile. Al Cavalletto Grande c'è un'opera di Ludovico Tommasi che è in chiusura mandato, ha un prezzo folle, è datata 1914, grande pittore toscano, è una tecnica mista su tela, 77x98, opera grande, un'opera da 3.500-4.000 euro, ma avuta in affidamento ad una cifra folle, oggi viene a costare una pipa di tabacco. E poi abbiamo nell'ultima parete le 5 opere, perché due sono state confermate, di Michele Carpignano. Abbiamo i Trulli, 50x70, olio su tela, in esclusiva per Aurora Arte, Michele Carpignano. Poi abbiamo un 80x60, un ulivo di Puglia, bellissimo, le sculture naturali, le chiama lui. Al 41 una fioritura primaverile, i papaveri in un campo, macchie di colore spettacolari. Al 44 un 30x40, la grotta della Zinzulusa presso Lecce, la costa adriatica, dove c'è roccia, la Zinzulusa, opera del 2020. E poi ci sono gli ulivi della Puglia sotto la neve, sempre 30x40, anche questa opera del 2020. Tutte le opere di Michele Carpignano hanno la fotografia d'autentica, perché è un nostro carissimo amico, ci viene spesso a trovare. Bene, questo è il set di oggi, o quello che è rimasto, perché in realtà diverse opere sono già state confermate. Io vorrei proporvi, intanto che riflettete se richiedere questo, quello, quell'altro, questo giacinto gigante, perché proprio stamattina ha chiamato il committente e ha urgenza di monetizzare. Voi certamente saprete chi è Giacinto Gigante. A Napoli c'è una via lunghissima che corre per il Vomero che si chiama via Giacinto Gigante. È quasi una circonvallazione. Gli hanno dedicato una via enorme a Napoli. È uno dei più grandi pittori dell'Ottocento. Nasceva a Napoli nel 1806 e moriva 70 anni più tardi, nel 1876. Fallo vedere. Fu suo padre a instradare la pittura, papà Gaetano, se la memoria non mi inganna. Sì. L'opera che vedete è della metà dell'Ottocento, misura 29x21 ed è un'acquerella e tempera su carta. Nacque l'11 luglio del 1806 in una casa della rampa di Sant'Antonio a Posillipo da papà Gaetano, che era anch'egli pittore, e ricevette i primi insegnamenti proprio da papà Gaetano. Intorno al 1818, aveva 12 anni, all'epoca si iniziava presto. Nel 1820 conobbe Achille Vianelli e insieme a lui frequentarono privatamente l'atelier di Jacob William Huber, pittore di stampo accademico tedesco, che insegnò al giovane allievo l'utilizzo della camera ottica. Poi, un anno più tardi, nel 1821, Huber lasciò Napoli e quindi era appena aperto l'atelier di Anton Schmink von Pittelone nel quartiere Chiaia, e così che sia lui che Achille Vianelli entrano a far parte della vecchiaia a Chiaia, appunto, di Pitlò. Poi frequentarono sempre presso l'Accademia delle Belle Arti gli insegnamenti dello stesso Pitlò, perché era
Pittelo era insegnante all'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Un artista straordinario, Giacinto Gigante, bisognerebbe parlare ore della pittura di Gigante. Io cerco sempre di, come dire, di velocizzare per farvi vedere più opere che sia possibile, ma io vi faccio vedere un'aggiudicazione di un'opera di Gigante che c'è stata, neanche a farla apposta, al Palazzo Doroteum di Vienna, Santa Lucia, opera firmata come la nostra, acquerelle gouache, la nostra è acquerelle tempera, però questa era 17x24, la nostra è 29x21, quindi molto più grande. Il 10 dicembre lo scorso anno era stimata 3-4 mila euro, è stata giudicata 3.840. Adesso ditemi se questa opera di Gigante poteva costare la cifra che è scritta dietro, ma può costare oggi quanto il proprietario del dipinto ha detto di proporla nella trasmissione di oggi. Parliamo di Giacinto Gigante, uno dei più grandi pittori in assoluto del XIX secolo, l'esponente numero uno della scuola di Posillipo. 29x21, 1850 è l'epoca, possiamo dire metà 800, 29x21, lui è Giacinto Gigante. Signori, di fronte a opere di questa forza, di fronte a opere di questa bellezza, ma chiunque dovrebbe essere in grado di chiamare e dire ok, grazie, la vedo a casa e poi mi rendo conto. Poi ti piace l'acquisto, non ti piace, ci stringiamo la mano e siamo amici come prima. Ma parliamo di un artista di primissimissimissimo livello. Paesaggio con i fraticelli al colloquio. Bello da impazzire. Giacinto Gigante. Sì, è un quadro che ha 170 anni, mica le chiacchiere, eh? Ha 170 anni sto quadro. Ma ripeto, non è, dice, sei uno, è anonimo. È Giacinto Gigante, firmato, certificato, garantito, nonostante il fortissimo sconto, 12 mesi a tasso zero. Signori, io in virtù del prezzo che leggo, in virtù di quello che ho letto sulle note, mi permetto di dire che Aurora è l'azienda che vende a meno di tutti. Non lo dico per dare forza al discorso, perché io conosco il mercato, vi ho fatto vedere una piccola opera a quanto è stata battuta 8-9 mesi fa, il 10 dicembre del 2019. Non è 20 anni fa, dice, ma sai, 20 anni fa si vendevano di più, lo so anch'io. È accaduto 8 mesi fa, 9 mesi fa, e come adesso, sì, non c'era il Covid, ma voglio dire, l'arte non risente del Covid. Poi finirà, poi ci siamo ormai, purtroppo, devo dire, abituati, speriamo nei vaccini, perché comunque stanno studiando vaccini, sì, ci sono, dai, non mi fa sta faccia, Mino, se no poi me lo do in testa il quadro. Auguriamoci che finisca, auguriamoci che ci sia un rimedio, che siamo in una morsa, veramente. Molte le giornali mena a morire, basta, io cambio canale, non saremo più, bisogna stare più attenti, quello sì, questo è quello che dico anch'io. Ritorniamo su Gigante, 29x21, metà 800, c'è il vetro, certo che c'è il vetro. Mamma mia. Che quadro! Bello! Bel quadro questo.
Questo è un gran bel quadro. Numero uno. Dobbiamo sperare nel riciclo. Allora, Giovanni Panza, quindi ce la prendiamo molto tranquilla e comoda, eh? Giovanni Panza nasceva a Miseno, che è un quartiere di Napoli, Bacoli praticamente, nel 1894, moriva a Napoli fra l'89 e il 90. L'opera che vedete è un olio su tavola 55x35 della metà del secolo scorso. È uno scugnizzo che vende il pesce in un angolo di una piazza mercatale di Napoli. L'opera è certificata e espertizzata a un perito del tribunale. Pittore che fu portato alla pittura da suo zio, che era Luca Postiglione, perché la mamma di Giovanni Panza era Filomena Postiglione, sorella di Luca e Salvatore. Salvatore purtroppo morì in giovanissima età. E così fu Luca Postiglione a insegnare i primi rudimenti pittorici al grande Giovanni Panza, pittore molto apprezzato, pittore che per millesimo è ovvio che abbia dipinto solo nel Novecento, però un grande interprete. Molto stimate le sue opere, vedi con la bilancia Stadera, la cassettina del pesce, il bimbo si guadagna da vivere. Erano anni difficili, gli anni 50, eh. Gran quadro, verista, proprio una pittura verista, come si viveva a Napoli. Bel quadro, davvero bello. 55x35, olio su tavola, lui è Giovanni Panza. Poi sento caldo, lo spegno, sì, sì. Ma come diceva... Mettetevi il cappotto, scusa. Perché non te metti il giubbotto? Tu vieni in giacca e cravatta, come sto io, Mino, e poi dimmi se hai freddo. State in maniche di camicia, vabbè. Comunque, nello studio grande, ho fatto la sauna l'altro giorno, Il grande è come se non ci fosse, quello vecchio. Quelli sono da cambiare tutti e due, gli split grandi. Allora, no, parlavamo di aria condizionata. Sì, anche perché voglio dire, di pittura, se sono rimasto io a parlare, ragazzi miei, se non chiamate voi, io vedrete, per me va bene anche così, potrei dirvi al limite, arrivederci e finisco un'ora prima, va benissimo, avete confermato già 7-8 opere, a noi va benissimo, nel senso, chiaro che per onore di firma e per correttezza andiamo avanti fino alle 20, ma di fronte a tanta bellezza dovreste essere voi convinti, non vi devo convincere io. Avete toccato con mano che i nostri prezzi sono in assoluto i più bassi, in assoluto i più piccoli. Molte opere sono tra l'altro certificate. Ma vedete, adesso io non è che voglio fare una polemica o chissà cosa, ma questi due acquerelli inglesi del 1880-1890 sono due gioielli. Ve li ho proposti tutte e due a 400 euro. Oh, sono ancora qua, eh? Falli vedere. Qual era la qualità? Io vorrei vedere se ci fosse qualcuno che fosse in grado di fare un acquerello così, oggi. 11,5 di altezza per 10 di larghezza. C'è anche una firma che non si legge, è scuola inglese. Sono due soggetti inglesi, li certifichiamo a norma di legge l'epoca, la qualità e la tecnica. Guarda che meraviglia. 400 euro tutte e due, guarda che meraviglia, guarda i musicanti, guarda che carini. No, le cornici sono quelle dell'epoca, noi abbiamo lasciato quelle, poi se vi va ve la cambiate, ma i musicanti, guardali, coloro i quali suonano, fali vedere da vicino, avvicinate anche quelli, non abbiamo fretta, Mino, non c'è nessuna fretta, poi facciamo un quadro importante, almeno parliamo di storia, parliamo di epoca e tutto quanto. Adesso un regalino. I costumi vecchi inglesi, Old English Customs, io poi pronuncio male. €400 per la coppia.
Hai detto niente, eh? La coppia numero 10 è confermata, dovremmo presentare anche il dipinto numero 30. 30 è Antonio Mancini, quello è un capolavoro, aspetta che lo scendo perché avevo detto che lo scendevo, invece l'ho lasciato qua sopra. Oh signore. Artisticamente e pittoricamente, Antonio Mancini, l'artista che ha realizzato quest'opera, è oggi da considerarsi in assoluto uno dei più grandi pittori figurativi a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. L'opera che vedete è un pastello su carta, tra la fine dell'8 e i primi del 9, firmato Antonio Mancini, certificato, garantito, misura 38x27,5. Antonio Mancini nasceva a Roma il 14 novembre del 1852 e vi moriva il 28 dicembre del 1930. Dimostrò una tale precoce abilità artistica che appena dodicenne, a 12 anni, viene ammesso all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, dove fu allievo ovviamente di Domenico Morelli, di Filippo Palizzi e di Stanislao Lista. Fu anche molto amico dello scultore coetaneo e pittore Vincenzo Gemito, con i quali condivide la giovinezza. Già nel 1870, e quindi a 18 anni, espone ai Saloni di Parigi due suoi dipinti, riscuotendo subito un enorme successo. Nel 1872 compra un viaggio a Venezia, rimanendo profondamente colpito dalla pittura veneziana. Tre anni più tardi, nel 1875, conclude gli suoi studi accademici e si trasferisce a Roma, dove apre un proprio studio e fu aderente alla corrente artistica del verismo, dedicandosi a ritratto e alla pittura di genere aneddotico. Nel 1877 si trasferisce per alcuni mesi a Parigi e lavora per i mercanti Adolphe Goupil e Mesdag, Hendrik Mesdag. Qui conosce Degas e Manet e diviene amico di Sargent, che lo considera il miglior pittore vivente. Conosce Meissonier e Gérôme e a Londra viene invitato da Sargent, dove la sua pittura continua a riscuotere un enorme successo. Ritorna a Parigi nel 1877 e nel 1878 c'è una svolta importante nella sua vita. Nel 1878, ritornando a Napoli, praticamente rimane vittima di una depressione così forte che i parenti stretti lo devono ricoverare in una casa di cura, dove rimane per 3 anni, ovviamente 4 anni. Dal 78 all'82 praticamente lui non opera, perché è preso da una forte crisi depressiva. Dopo comunque continua ed è il massimo. Subito dopo questa crisi depressiva lui cambia un pochino i suoi schemi e diventa anche un pittore creativo, perché la storia, gli studiosi, ci sono delle relazioni, delle tesi di laurea fatte su Antonio Mancini, raccontano che lui faceva dei dipinti inserendo dei pezzi di vetro dentro la tela, quello che poi hanno fatto i pittori moderni 120 anni dopo, leggi 100 anni dopo, leggi le follie di Schifano, le follie, le creazioni di Arman. Lui l'ha fatto alla fine dell'Ottocento. Faceva dei dipinti con dei reticoli. Io sto trattando un olio,
che però il proprietario vuole 15.000 euro, è bellissimo, io voglio prendere in affidamento a molto meno, vedremo se ci incontriamo, se in vacanza non c'è, però voglio dire, è un artista eclettico, è un grande, voglio dire, Mesdag l'ha definito all'epoca il più grande pittore esistente al mondo. Questa crisi depressiva proprio lo portò a realizzare tecniche mai fatte prima da allora. Farvi vedere l'opera che concludo la vita pittorica. Nel 1883 esce dalla casa di cura, si trasferisce definitivamente a Roma e ha un aiuto finanziario all'inizio dei suoi artisti e dei suoi amici. Conosce Aurelia che posa per lui come modella e diventa anche la sua compagna di vita. Nel 1885 stipula un contratto con l'olandese Mesdag che provvede a inviargli regolarmente del denaro in cambio di dipinti e disegni, circa 150 opere che il mercante tratterrà per sé e oggi sono in un museo a lui intitolato. Nel 1909 è stato ospite in Inghilterra dello statunitense Sargent, ha inoltre un contatto con il mercante Messinier e lavorerà fino al 1911 con lui. Espone a Venezia nel 14 e nel 20 a due biennali e nel 20, nella 22esima biennale veneziana, dedica una mostra personale. Nel 28 espone al Castello Sforzesco di Milano, nel 29 viene accolto all'Accademia d'Italia. Muore a Roma nel 1930 e sepolto presso la navata destra della Basilica dei Santi Bonifaci Alessio sul Colle dell'Aventino. Inutile dirvi che le sue opere sono in tutti i più importanti musei italiani, è inutile dirvelo. Vi faccio vedere, preso da Wikipedia, da internet scaricato, dei suoi oli scritti in piccolo, ma ci sono dei ritratti che sono meravigliosi. Guardatevi, se avete internet, avete dimestichezza, perché io li ho guardati, perché li può vedere giusto su internet, perché Antonio Mancini... ho chiesto a un commerciante, dico, ma Antonio Mancini, dice, andiamo al Museo di San Martino, ce ne sono. A Napoli, al Museo di San Martino, ci sono le opere esposte di Antonio Mancini, ma sono nei musei gli oli. Noi abbiamo questo pastello, un bel quadro, si dice che sia nonna Caterina, c'è un piccolo appunto che abbiamo tenuto e applicato, che c'è scritto che è nonna Caterina questa qui. Di Antonio Mancini, gran quadro, veramente un'opera strepitosa, del resto è uno dei più grandi in assoluto pittori dell'Ottocento. Mi ha raccontato un mio amico che seguiva un'asta 5, 6, 7 mesi fa, una piccola opera, piccola 18-24, è stata giudicata 8.000 euro più diritti, è stata pagata 10.000, non l'ha presa lui, se l'è vista giudicare, lui ha seguito fino a 4.000, 4.500, poi ha mollato e l'opera è stata giudicata a 8.000 euro più i diritti d'asta. È storia di 5, 6, 7 mesi fa. Chi ha dimestichezza, è la testa di un bambino, chi ha dimestichezza con le aste se lo va a vedere, Antonio Mancini, 24x18, un bambino che legge. Io non lo sono andato a vedere, dico, ma ha ragione, un grande, Antonio Mancini è un grande, un grande, un grande, un grande. 38x27,5 pastelli su carta. Bene, 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 bene. Sai che facciamo? Ci facciamo Cesare dell'acqua. Così parliamo anche presto? Diamo possibilità a chi rientra a casa? E allora vediamo Lorenzo Genius. Guarda, discendo anche questo. Sotto si vedono sempre meglio che sopra. E se ho liberati i posti in basso, mettiamo quelli in alto. E Antonio Mancini, Antonio Mancini, Bene, 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 bene. Andiamo a vedere l'opera numero 20. Lorenzo Genius. Olio su tavola 27,5x44. Siamo nel primo decennio del XX secolo. Un gentile amico chiamò mercoledì se secondo me il Lago Maggiore. Potrebbe essere, perché lui ha fatto molte vedute del Lago Maggiore. Per me è un paesaggio marino, perché comunque ha fatto anche delle belle marine Genius. Nasceva a Modena nel 1862, visse tantissimi anni, 96,
proprio come Natali, e morì a Porto Ceresio nel 1958. Era nipote di Eugenio Genius e fu allievo all'Accademia delle Belle Arti di Brera, dove nel 1884 vinse il premio Milius per il paesaggio storico di quell'anno con soggetto libero, con una veduta di Sesto Calende sul Lago Maggiore. Ecco per questo dicono che sia Lago Maggiore. Lui ha fatto molti scorci in Lago Maggiore, ma non solo. Pittore paesaggista con un repertorio direi variegato in tutta la sua pittura di matrice fortemente naturalista. Partecipa alle più importanti rassegne espositive nazionali e si afferma rapidamente come paesista con un repertorio variegato. Un artista davvero importante. Questo è un gran bel quadro e l'abbiamo veramente in affidamento a una cifra ridicola. 27,5x44 olio Lorenzo Genius, firmato in basso a sinistra, se ti interessa far vedere la firma. Un bel quadro anche dalle tinte molto calde. Lorenzo Genius. I pescatori che riparano le reti. Bella tavoletta, eh? Guarda che meraviglia. Gran bel quadro questo, eh? Lorenzo Genius. Ora ci andiamo a vedere le cinque opere di Michele Carpignano, una più bella dell'altra. Hai preparato? Siamo a posto. Allora, andiamo a vedere l'opera numero 39, poi la 41, la 42, la 44 e la 45, le cinque opere del nostro caro amico Michele Carpignano, pittore che tende verso più una pittura moderna, molto colorata, anche se si può definire oggi come oggi uno dei grandi maestri del colore. Nasce in provincia di Taranto, a Palagianello, nel 24 settembre del 1958, vive e opera proprio a Palagianello, nella sua tenuta. Queste sono tutte opere in esclusiva per Aurora Arte. Poi è chiaro che qualcuno ha chiamato e dice sì, ma l'ho vista sicuramente, anche da qualche altra parte la puoi vedere, perché è un pittore che dipinge da 50 anni, ma negli ultimi 3 anni dà le opere solo ad Aurora Arte o le vende per conto suo nelle mostre o per conto suo su internet. Basta, nessuno ha la produzione dal 2017 a oggi. Questa è un'opera, credo, del 2020, forse anche datata. Queste due piccoline sono 2020, quindi sono opere di adesso, di quest'anno. Con fotografia d'autentica, certificato e espertizzato. Pittore che dipinge all'età di 12 anni. Fra pochi giorni, il 24 settembre, compirà 62 anni e festeggia i 50 anni di pittura. Qui abbiamo un trullo della Puglia, molto bello. Olio su tela 50 cm per 70. Queste sono tutte opere che noi abbiamo sempre proposto con la formula 50% di sconto. Io tale lascio, perché se no, se io tolgo lo sconto e vi faccio il prezzo netto, qualcuno dice hai tolto lo sconto. Siccome vi conosco come le mie saccocce, ormai da troppi anni, io lascio la stessa formula, così vi trovate bene. Questa intanto è un'opera che in sede di mostra lui vende a 3.600 euro, perché ha un coefficiente 3. Che significa il coefficiente 3? Altezza più base per 3. Altezza è 5, 50 per 70 fa 12. 12 per 3 fa 36, sono 3.600 euro in sede di mostra o presso di lui. Lui ci ha autorizzato ancora a proporle praticamente alla terza parte. 2.400 euro, sconto 50%.
Morale della favola, vi viene 1200 euro anche in 12 comode rate a tasso zero. All'attenzione, vi ha chiesto il trullo sabato un non ben identificato amico telespettatore voleva il trullo, io dissi scherzosamente, dico albero bello, ci sono i trulli, che in sala non c'erano trulli, e invece si riferiva al trullo che aveva visto in replica 30-40, che era già stato confermato da altri. Questo è l'unico trullo che abbiamo, la zona dei trulli, albero bello, bellissima, e non solo, anche nella Valle d'Itria, olio su tela 50x70 con fotografia autentica, firmato Michele Carpignano. Al 42, 41 come volete, al 42 c'è questo meraviglioso ulivo 80x60 olio su tela, 80x60 olio su tela. Guardate la natura come crea il tronco scavato, forato di questo ulivo, eh? E lui come modella bene sulla tela, come riesce a modellare con abilità il colore, che realizza tutto interamente a spatola. Michele Carpignano, il maestro, mi ha detto: Gianfranco, il pennello lo uso solo per mettere la firma, basta, tutto con la spatola dipinge. Poi devo fare un filmato mentre lui dipinge con la spatola, andare lì a casa sua, devo filmare col telefonino mentre spalma sulla tela, perché ve lo devo fare adesso, giuro. Adesso, prossima settimana vado a trovarlo. Guarda che meraviglia, 80x60, e poi a settembre l'avremo ospite, certamente. 80x60, olio su tela, da 3.000 euro, 1.500 euro finale. Anche in 12 mesi a tasso zero. Al 33 euro 40... al mese. Sì, al numero 41, fioriture primaverili, 40x50 olio su tela, bellissimo campo di papaveri violette, mamma mia che bello, la natura, il pittore della natura, costa 1.800 euro da scontare del 50%. La proposta scontata è di 900 euro, pagabile in 12 mesi a tasso zero con una rata di 75 euro. Bellissimo. Al 44... abbiamo la grotta della Zinzolusa presso Lecce, costa adriatica, non Salento. La grotta di Zinzolusa, Salento, 2020, Michele Carpignano. 30-40, lui l'ha realizzata per la prima volta nel dicembre del 2019, non ha mai fatto un 30-40 in vita sua. Io gli ho consigliato di fare delle opere piccole, perché oggi purtroppo le case non sono più quelle di una volta, e poi molti di voi non hanno più spazio per collocare questo, quello, quell'altro. Quindi gli ho detto: prova a fare una misura più piccola. Lui mi ha detto sì, e poi si è presentato il 20 dicembre con 15 opere che fulminammo in serie tutte e 15. Questa è un'opera del 2020, l'una delle ultime che ha realizzato. La proponiamo, pensate, a 1.200 euro da scontare del 50%. 600 euro scontato oppure 50 euro al mese in 12 mesi? 50 anni di pittura. Ragazzi miei, lo vendiamo come un esordiente, come un pittore esordiente. Conclude la carrellata l'opera numero 45, bellissima opera, 30x40 olio su tela, ulivi secolari tra la neve. Opera anche questa datata 2020, da 1.200 euro, 600 euro only, soltanto. Quindi dai 600 euro, 900, 1.500, 1.200. Insomma, per un pittore professionista, per un pittore importante come può essere Michele Carpignano, non mi sembra di avervi chiesto la luna, come si dice, giusto? E poi è chiaro che dice: ma sai, però io veramente di discorsi ne possiamo fare 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, però rimane il fatto che voglio dire, se vuoi Michele Carpignano, a questi modesti, oserei dire modesti valori economici,
anche volendo a rate in 12 mesi a tasso zero o fino a 60 mesi come preferisci, hai varie ed eventuali opportunità. Sempre per chi evidentemente è ancora vigile davanti al teleschermo, credo ormai nessuno. Sì, un lunedì anomalo, perché gli ultimi tre lunedì c'è stata una confusione di chiamate, in tre, in quattro rispondevano. Vabbè, e oggi va così, va bene, va bene, va bene. Andiamo a vedere l'opera numero 19, così parliamo un po' d'arte, raccontiamo la storia del pittore, facciamo scorrere un po' il tempo, Mi parlo un po' addosso, dai. Alessandro La Volpe è l'artista che ha realizzato quest'opera. L'opera è firmata, è intitolata Gaeta, in realtà il castello aragonese sull'altura presso Gaeta, il mare di Gaeta, Mucca al Pascolo. È un olio su tela 50x60, firmato, intitolato e datato 1864. Quindi quando ha realizzato quest'opera aveva 44 anni. E eh sì, perché lui nasceva a Lucera il 27 febbraio del 1820, moriva a Roma il 2 agosto del 1887. Frequentò l'Accademia delle Belle Arti di Napoli e fu allievo di due posillipisti, Gabriele Smargiassi e Salvatore Fergola. Infatti è un pittore certamente di stampo posillipista, anche se dobbiamo annoverarlo nella seconda, immediata seconda generazione della scuola di Posillipo. Dipinse con grande cura per i particolari ampi paesaggi sia del Golfo di Napoli, della costiera amalfitana, Ischia, Capri, Nisida, Pestum, Pompei, la Sicilia, Roma e anche altre zone d'Italia. Si fece particolarmente influenzale dalla maniera rosea di Gabriele Smargiassi e Filippo Palizzi. Esordì all'esposizione borbonica del 1848 e nel 1851 fu al seguito del duca Massimiliano di Leuttenberg in Sicilia e in Egitto. Nel 1854 fu a Firenze e incontrò Serafino de Tivoli, che lo introdusse nel gruppo di pittori della scuola di Staggia, che aveva preso nome dalla località dove si incontravano per il dipingere dal vivo, la famosa pittura in plein air. Poi partecipò alle mostre annuali della promotrice delle belle arti nel 1863, 64 e 66 e poi a Parigi nel 67 vinse la medaglia d'oro per una tela presentata nella mostra di Parigi. Nel 1870 fu professore onorario all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, si trasferì poi a Roma e aprì uno studio in via Margutta. Le sue opere si trovano anche nei musei, presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, presso il Museo Nazionale di Capodimonte a Napoli, presso il Palazzo Reale di Napoli, presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, presso il Museo Mulhouse in Francia, presso la Pinacoteca Civica Vincenzo Bindi di Giulia Nova Marche e al Museo di San Martino di Napoli. Olio su tela 50x60. L'opera è certificata e espertizzata dal professor Marco Di Mauro. Qui abbiamo la fotocopia dell'expertise, in cui c'è la foto piccola, poi dentro al plico, è una fotocopia solo del fronte, poi c'è un plico di 5 pagine, c'è la foto grande e l'ultimo, il verbale giuramento in tribunale. Il Golfo di Gaeta, firmato in basso a sinistra, Alessandro La Volpe, Gaeta 1864, olio su tela 50x60, datazione appunto 1864, espertizzato a norma di legge, opera matematica certa del grande maestro Alessandro La Volpe.
La cornice è la sua, ma è molto più recente, credo sia una cornice degli anni 30 del Novecento, molto più recente del quadro, però bella la cornice, tutta in foglia oro pastigliata, un gran quadro. Devo dire uno dei più bei quadri che abbiamo mai avuto di Alessandro La Volpe, 50x60, una misura direi anche grande per la tavolozza pittorica di questo grande, grande artista. Bene, bene, un gran quadro, una grande opera, ho detto presentiamo un quadro importante, anche se devo dire come importanza è come importo è il secondo, però è un quadro, uno dei quadri più vecchi, più antichi, abbiamo documentato, datato, poi c'è l'888 di Pellegrini, altri quadri datati mi pare che non ci siano. No, non ci sono altri quadri datati. Che facciamo? Clara, hai il tabellone? Possiamo giocare a tombola? Che dite? Non lo so, mettiamo al primo premio, non lo so, un quadrettino in regalo. Dico, tanto vendere no. Signori, ci sono ancora 40 quadri, ce n'erano, no, 40 no, ce ne saranno 35, quanti ne abbiamo dati? 2, 4, 6, 8, 8 quadri ne abbiamo dato, meno 45, ce ne sono 37, in 37 quadri non c'è niente che ti suscita ammirazione, che ti suscita interesse, non sono quadri che costano 50, qui quadri da 100.000 euro non ce ne sono, io vedo tanti, 30.000, 50.000, 80.000, di che? Qui sono tutti prezzi calibrati, piccoli, cioè ci sono dei quadri antichi, tipo il disegno di Duclair, che costa una fesseria, o il quadrettino di Delisio, ma voglio dire anche un quadro del 1870-1880 come questo, questa figura femminile sul mare, è una cifra piccola, il piccolo Dominici, lo stesso Lorenzo Ginius che vi ho fatto vedere un attimo fa, l'Alberto Carosi, quello scorcio, quel porticciolo fluviale, forse sul Tevere, lui era romano. Cioè, voglio dire, sono anche dei bei quadri. Io, un lunedì strano, è vero, Dove vieni dietro? Rimani lì, nel vuoto. Non lo so neanche io, tesoro. Tesoro è uguale, vabbè, potremmo anche smettere adesso. Non abbiamo questa smania, dobbiamo vendere. Sì, se vediamo, io ho la responsabilità di tutti i committenti, ma tesoro, non vi sento, e allora che famo? Sì, parlo anche a vuoto, ci mancherebbe. Dai, fai vedere quest'opera di Gilbert Serrano, un quadro antico, antico, dai. C'è una cornice che vale una fortuna, solo la cornice, ma il quadro è pure bello perché a me sembra un pasteca questo, Però è firmato Serrano, Gilbert Serrano, pittore francese nato nella prima metà del XIX secolo, olio su tela 63,8x43. È una figura femminile, una popolana sul mare, firmato in basso a destra Gilbert Serrano. Gilbert, è certo, è francese Gilbert, io non ho mai studiato francese. Ho sempre studiato poco poi. Allora, io sono più bravo in matematica, è vero, anche in disegno ero bravo però.
Ragazzi, guarda che cornice che ha. Questa è un'opera che già costava, mamma mia, pochissimo di suo. Quadro antico, antico vero, mica le chiacchiere. Tutto antico coevo, guarda che cornice che ha. Guarda che cornice che ha. Sai qua, se tu vai da un antiquario e compri una cornice così, te la fa pagare almeno 1500 euro. Tutta pastigliata in ordine, non è che è rovinata. Prova a chiedere il prezzo a Clara, perché qui c'è un forte sconto, perché la proprietà ha urgenza di realizzo. È un bel quadro, viene a costare meno di un quadro moderno. Opera numero 8 di Gilbert Serrain, olio su tela 63,8 per 43. Bella, bella, bella. Chi è che chiama? Parente. Un parente di Clara, può essere solo un parente. No, non c'è nessuno. Siamo io, te, Clara, Giacomo, Mino e il mio amico Gabriele. Basta, ce n'è altri. Infatti, metto seduto. Eccolo qua. No, ti faccio star fermo. Lascia questa. Quanto è bella. Fermati, fermati. C'è l'etichetta, c'è la cornice antica. Il quadro poi è anche bello. Uno scorcio di mare, forse addirittura la laguna veneta, No, no, questo non è un soggetto francese, questo è un soggetto delle parti nostre. Tesoro mio, mamma mia, ragazzi miei, Nove ne abbiamo dati, vedi, uno di più, me ero mica accorto che c'erano gli acquarelli coperti. Nove quadri, va bene così, va bene così. Sì, dopo sono troppi. Tu ci scherzi, ti ricordi durante il Covid c'erano rimasti 80 quadri in tutto? Se ne mettevo 50 non c'era più niente in magazzino. Perché non potevamo prendere niente da voi. Avevate confermato tutto. No, Dio ci scampi dall'altra, no, no, no. Cerchiamo di stare bene, cerchiamo di fare i bravi. Cerchiamo di fare i bravi. Vieni, 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 basta, qui abbiamo visto. E non auguriamoci mai che possa, io spero che finisca tutto al più presto. Di chi parliamo? Vediamo un po' di chi parlare. No, dell'acqua abbiamo detto più tardi, sperando in qualche rientro, magari degli ipermercati, da qualche zona così. Allora, andiamo a vedere questa piccola opera molto graziosa, devo dire molto luminosa, del maestro Carlo Domenici. Nasceva a Livorno nel 1897 e moriva nella ridente isola d'Elba, non so se ci siete mai stati, ci sono stato, è bellissima l'isola d'Elba, nel 1981, proprio l'altro giorno mia moglie dice non mi hai mai portato all'Elba, ho capito, io ti ho portato dappertutto, all'Elba non è mai capitato di andare, È un olio su tavola 15x25, un carrettino di campagna dei contadini che sta attraversando un ponticello sotto il quale scorre un ruscello. Michele caro, ha sentito, un abbraccio a Michele e a tutti i suoi cari, a Michelino il nipotino, presto ti vengo a trovare, presto ti vengo a trovare e ti filmo mentre dipingi. Sto parlando col maestro Michele Carpignano, lui almeno c'è all'ascolto, voi. Quindi ti filmo così facciamo vedere quando poi vieni anche mentre tu dipingi, Un bacione, un abbraccio a Michele e a tutti i suoi cari. Allora, Carlo Domenici, 15x25, opera degli anni 40-50. Vedete dove sia un gran bel... La cornice no, la cornice è una cornice arcuati che costa soldi, ci è arrivata senza cornice. Ma è un gioiellino sto quadro, Costa una pipa di tabacco, tesoro. Domenici comunque è un pittore post-macchiaiolo, labronico, pittore che è stato anche presidente del gruppo Labronico dalla morte di Natali, che arriva nel 79, fino alla morte sua che è l'81, quindi 2 anni soli, però comunque presidente del gruppo Labronico. Pittore che ha partecipato a biennali veneziane e a quadriennali romane e pittore che frequentò l'Accademia delle Belle Arti a Firenze. Quindi
15x25 olio su tavola. Vi ricordo che tutti i lotti sono accompagnati dal regolare certificato di garanzia e autenticità a norma di legge, secondo gli articoli di legge 1490-1491 del Codice Civile. Maestro Angelo Batti, olio su tela 52x48. Anni 80 del Novecento. Nasce a Sora nel 1933, ancora vivente, 87enne. Dopo la scuola d'arte frequenta lo studio dell'acquarellista tedesco Giovanni Bresch, diplomata all'Accademia di Berlino. Ebbe poi la conoscenza col maestro Michele Giordano, che era allievo preferito di Striccoli, Accademia delle Belle Arti di Napoli. Affina la tecnica e trova grande successo anche in età giovanile presso la sua prima esposizione alla Galleria Vanvitelli di Napoli. Numerose persone e collettive concorsi in Italia e all'estero lo vedono apprezzato partecipe. Un artista che ha fatto ritratto, pensate, a Papa Paolo Giovanni I, a Giulio Andreotti e ai principi ranieri di Monaco. La sua specializzazione è olio su tela, bibliografia notevole, da Bolaffi a Arte Mercato Internazionale, scultura internazionale, formazioni d'arte, pittori italiani, un artista davvero notevolissimo. Ha vinto premi in America, a Roma e anche a Milano e a Firenze. Questo è un olio su tela 52x48 dal titolo Le amiche. Dietro c'è il certificato del pittore con le impronte digitali. Professor Angelo Batti, quella è la figura da giovane, la foto da giovane. Parte, c'è le mostre personali a cui ho partecipato, questa è la foto del maestro, credo intorno proprio al periodo in cui l'ha fatto il quadro, intorno ai 45-50 anni. Del 33, questa è un'opera degli anni 80, quindi è la foto di com'era allora. Ragazzi miei, questo è un quadro eccezionale, le sue classiche modelle, è un gran quadro. 52x48, sì, è più alto che largo. È più alto che largo, no? E sai, ci corrono 4 centimetri, ma mi sembra che il lato più lungo sia il verticale. Vediamo un po' se non è un effetto ottico. Io a parte non ho mai misurato, c'è scritto 52x48, do per buono quello che ha scritto il maestro, poi magari è quadrato. Sì, è più alto che lungo, 48 52, quindi è 52x48, il lato più lungo è quello verticale. Sai, c'è 4 centimetri, c'è poco, eh? Io sono convinto che se adesso fai vedere Guido Reni a 1000 euro, non chiama nessuno. Siamo noi quattro. E Michele. Io mica vado di fretta, adesso, figurati. Ma il quadro questo, eh? Signori, realizzare una figura, un nudo, non è come fare una casetta o una marina, c'è molta luce dentro. Questa è un'opera che va inclinata in avanti.
è un'opera che va inclinata in avanti. Ora te la inclino, guarda. Vedi? Avvicina, avvicina, per far vedere che se non c'è quella luce della vernice Damar, si vede da... No, qua è perfetto, tesoro mio, scherzi. E poi il prezzo al quale l'abbiamo proposto, una cifra piccolissima. Sì, da... È normale, tesoro. Tu che avresti fatto? Guarda che meraviglia. Vuoi vedere come Mino mi manda al diavolo? Allora, dopo la 34 facciamo vedere la numero 2. Piano però, Piano, 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 così passiamo, facciamo passare, facciamo correre i secondi e passano i minuti. Piano, piano la 2, dai. Bravissimo. Mamma mia che bella, ma guarda che bei quadri che abbiamo, guarda che belle opere, c'è di ogni da vedere, guarda che meraviglia, soltanto, ribadiamo anche il soltanto, noi ruoli non abbiamo dato, l'ho spostato in una zona più, ecco lì all'angolo che si vede meglio. Dove l'ha letto? Dove sta scritto? Come attentato? Eravamo attentativi? No, allora, Carpignano l'ho proposto, tutte queste opere, qualcuna è scontata, il prezzo finale è ridicolo, l'opera di Angelo Batti al prezzo alla quale la proponiamo è ridicolo, e il prezzo alla quale proponiamo questa opera è ridicolo, il prezzo al quale proponiamo quest'opera sono tutti i prezzi i più piccoli d'Italia. A meno non trovate niente, le opere di Michele Carpignano col 50% di sconto perché vengono in una formula diversa, sono state proposte dall'inizio, ma quelle infatti le ho messe tutte insieme laggiù. Queste sono opere che noi proponiamo a prezzi super scontati, cioè il prezzo finale è già scontatissimo. Poi fra queste opere rimaste ci sono 7-8 opere che hanno urgenza di monetizzare, addirittura due in chiusura mandato, quindi... a prezzi davvero fenomenali. Noi dobbiamo far vedere la 2. Batti, nazionale 33 a Sora, qual è il problema? Viva a Cava dei Tirreni, non so altro. Vuole sapere se è sposato, se sta bene in salute, che vuoi sapere? Aspetta, indaghiamo, vediamo la mente dove arriva, dai. No, non indaghiamo questo pittore, mi dispiace. Allora, qui abbiamo un'opera di Arnaldo Delisio, è una tavoletta del primo decennio del XX secolo, credo un paesaggio abruzzese. Perché lui nasceva a Castelbottaccio. Nel 1869 moriva a Napoli nel 49. Studiò all'Accademia delle Belle Arti di Napoli e ebbe grandi maestri come Domenico Morelli. Guarda che me, poverino, è solo a parlare, dai. Claro, parlaci un pochino, sono soli. E vogliono un po' di conforto, un po' di compagnia. A quest'ora se no chi parlano? Alle 19. E dai, accontentali, no? Allora, quante persone sole ci sono? Parlano con te, si se tu puoi anche un euro lo comprano, quindi poteva essere Batti, poteva essere Leonardo da Vinci, qualsiasi cosa, non c'è problema. Allora? Certo. Allora, qui abbiamo, non può parlare, non devo tenere compagnia. Noi facciamo anche compagnia, mica, tu hai detto noi non vogliamo vendere. Io sto qui aspettando le 8 per andare a cena, cena di pesce.
19x15, guarda che bellino, è un olio tra l'altro su tela applicata a cartone, firmata in basso Arnaldo Delisio, pittore eclettico, un paesaggino abruzzese, eccolo qua. Una sola chiamata, un solo intervento, 450 euro, tutto il quadro con la cornice che vedi a casa tua. L'unico problema è che non lo puoi pagare rate perché il rateale parte da 500. Quindi a 450 euro puoi prendere un olio di Arnaldo Delisio. È storto, mo un millimetro tesoro mio, come sei pignolo pure te. Questo è storto col chiodo, pensa a quelli senza chiodo che stanno così. Allora, pignolo, tu dici dell'acqua che lo facciamo vedere o lo salviamo per mercoledì? 4,50, non vi rovinate, mi raccomando, siate parsimoniosi. Pensate che domani parte la Sicilia. Domani parte la Sicilia, se c'è qualche amico che vuole vedere subito l'opera a casa, in settimana ce l'ha già in consegna. Che poi, prima che riparte la Sicilia, ce ne vuole, eh? Anche perché c'è un po' di nord, parecchio nord da consegnare. Sicilia, buon mercato, ma abbastanza contenuto, devo dire. Allora, bene, Arnaldo Delisio l'abbiamo visto, ma io credo che a parte qualche signora o signore solo che ha bisogno di compagnia, non credo che abbiamo altro in questo momento all'ascolto. Sì, sì, sono inquadrato, mica sto nudo. Vediamo un pittore importante, così almeno parliamo di storia. Vai sul 16, Vincenzo Irolli. Vincenzo Irolli nasceva a Napoli nel 1860, moriva nel 49 alla veneranda età di 89 anni. È stato uno dei più grandi pittori in assoluto, vissuti a cavallo fra l'8 e il 900. L'opera che state vedendo è un olio su tela 54x37 del 1910-1920 come periodo storico. La cornice è la sua originale coeva, l'opera è certificata e espertizzata da un perito del tribunale. Come vi ho detto, nasceva a Napoli il 30 settembre del 1860, moriva a Napoli il 27 novembre del 49. Si avvicinò alla pittura a 17 anni quando si iscrisse all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, dove ebbe per maestri il grande Gioacchino Toma e Federico Maldarelli. Nello stesso anno, nel 1877, fu colpito moltissimo da una delle opere più importanti dell'Ottocento in toto, il famoso Corpus Domini di Francesco Paolo Michetti, che fu esposto in una mostra a Napoli. Nel 1878 realizzò un dipinto che fu notato da Domenico Morelli per l'impiego di una forte tavolozza e nel 79 dell'Ottocento fu presente per la prima volta alla promotrice di Napoli e sempre nel 79 vinse il primo premio alla 15ª mostra della promotrice Salvator Rosa, evento che lo rese noto al grande pubblico e ne favorì una notevole fortuna artistica e commerciale. Dal 1880, libero dall'Accademia, iniziò una lunga e ininterrotta carriera. Fu presente alla promotrice di Napoli del 1886, a quella dell'81, dell'83, dell'85, del 92 e del 91. Poi fu nel 1887 presente a un'esposizione artistica a Venezia, che non era ancora biennale, per poi ritornare a Biennale del 22, che era la 13ª Biennale. Un artista straordinario, esposa a Monica di Baviera nel 1890, a Genova e Berlino nel 92, a Roma nel 93 e a Milano nel 94. Insomma, un artista grandioso. Qui abbiamo una aggiudicazione che direi vi può far regolare sul valore di quest'opera. Questa è un'opera quasi della stessa misura di Vincenzo Irolli, il titolo è La Mora,
54 per 28, la nostra è 54 per 37, quindi 9 centimetri più larga. È stata battuta a Napoli il 14 aprile 2 anni fa e fu aggiudicata, diritti d'asta compresi, 11.160 euro. Questo è un ponio più grande, diciamo, non voglio dire 20 o 15, diciamo la stessa cifra, 10-12.000 euro. Cornice coeva in prima tela, certificato espertizzato, questi che vendete alle aste, che comprano le aste, non c'è l'espertise del perito. Questa è certificata espertizzata a un perito del tribunale. Pensa a quanto poco l'abbiamo proposta quest'opera. Pensa a quanto poco abbiamo proposto questa importante opera di Vincenzo Irolli. 54 per 37 olio su tela. Firmato in basso a sinistra, cornice coeva, un vero gioiello. Gran quadro di Rolli, eh. Gran quadro di Rolli, gran quadro di Rolli. Signori, ci vuole decisione, vi vedo molto indecisi, eh. Vi vedo molto, molto, molto indecisi. E questo è un grave peccato, perché questo è un quadro d'autore, un quadro importante, è un'opera davvero importante, eh. Una delle opere più importanti che abbiamo, direi. È grosso modo pari alla Volpe, eh. I Rolli e i Rolli. Poi questo è una mezza figura. Grandicella, 54 per 37, con cornice sua tutta in foglia oro, mi sembra davvero di potervi dire che è un gran quadro. Poi, signori, ciò che è bello e ciò che vi piace lo decidete certamente voi. Noi, devo dire grazie a Dio, abbiamo meno di un'ora, vedete che sto rallentando, ho rallentato molto perché non c'è contraddittorio, non c'è interesse, non c'è niente dall'altra parte. Strano, perché comunque la scorsa settimana, devo dire, c'è stato un grande interesse in tutte le trasmissioni che ho fatto. Oggi no, oggi no, oggi è strano, oggi è strano. Beh, facciamo le chiusure mandato, perché poi forse non le vediamo più. Andiamo a parlare di Francesco Coleman. Questa in realtà è un cortile, un'aia di una casa di campagna nella zona di Roma. Qui sono delle contadine e qui a terra c'è verdura, oggetti in profusione. Qui c'è un porticato e qui c'è una casa con una figura anche all'interno. Francesco Coleman, figlio di Charles Coleman, pittore inglese, nasceva a Roma nel 1851 e moriva nel 1918. Figlio appunto del pittore acquafortista Charles Coleman e fratello di Enrico Coleman, apprese i primi rudimenti dell'arte proprio in famiglia, completando poi gli studi all'Accademia di San Luca a Roma, dopo aver frequentato anche l'Accademia di Gigi. Ebbe uno studio a Via Margutta 33 e nell'ambiente degli artisti era soprannominato il Bibbiaro. Ma questo era un titolo che gli avevano affibbiato quelli dei 25 della campagna romana, di cui suo fratello era il presidente. Questo intanto è un acquerello, purtroppo c'è il vetro che fa qualche riflesso, che misura 44 per 64, un'opera grande, anzi una delle opere più grandi che ho avuto di Francesco Coleman. Nel 1891 entrò a far parte degli acquarellisti romani, esponendo un'opera importante, e alla mostra del 1900 era presente ancora con un'altra opera molto molto importante. Poi fu nel 7 presente, nel 10 alle mostre romane e nel 12. Nel 1887, per i meriti di acquarellista, ottenne il diploma d'onore nella città di Dresda in Germania. 44 per 64, un'opera importante, firmata, mi pare di ricordare, in basso a destra, eccola lì,
Francesco Coleman a Roma, falla rivedere. Tra l'altro è un acquerello ben tenuto per avere 130 anni, eh. FC Contrapposti Roma, Francesco Coleman, opera importante, ripeto, io ho avuto diverse opere di Coleman, solo acquerelli, mentre Indoni ho avuto anche due oli e poi tutti acquerelli, Filippo Indoni, un altro grande acquerellista romano, non ne ho più di opere, di Coleman ho avuto solo acquerelli, perché io credo abbia sia stato solo acquerellista. Questo costava già niente di suo, oggi è in chiusura mandato. Non so se qualcuno assiste qualche volta quando facciamo chiusura mandato, diviso 3, questo è per 2 diviso 3, perché qui sono tutti i prezzi scontati, quindi per 2. Prova a chiedere il prezzo a Clara, se ti piace il quadro, perché io ho idea che poi lo dobbiamo rendere. Dimmi. Sì, ma ha chiamato sto mondo. Guarda che meraviglia. Non perdete questo gioiello di Francesco Coleman. Questo è un gran quadro, questa è una grande opera. 44x64, la cornice è quella che aveva, che è stata peraltro anche ben restaurata. E guarda quanti elementi, falla è l'acquerello, guarda questa popolana, sta romana, ti è, con la zucca in mano. L'altra che ha un catino, una tinozza, lì sta sistemando, col fazzoletto in testa, quei classici fazzoletti che si usavano a Roma, nel popolo romano. Ragazzi, è un acquerello fatto benissimo, Guarda a terra tutti gli ortaggi, sono dei cavoli, delle verdure, guarda. Ragazzi, è fatto bene questo acquerello, Sì, voglio vedere un pittore di oggi, guarda la cesta. Io voglio vedere un pittore di oggi, quel contenitore, quel paiolo, cos'è? Un bacile di terracotta, dove si mettevano le olive. Qui abbiamo ancora delle... Forse è un cortile di venditori di verdura, Potrebbe essere un cortile che hanno finito il mercato e c'è un ombrello. Ci sono vari elementi, ma devo dire, ripeto, in chiusura mandato. Roma, Francesco Coleman, ultimo decennio del XIX secolo. Eccolo qua. Stai bene, Mino. Da non perdere. Ci ho ripensato, dell'acqua lo presentiamo un mercoledì. È inutile, sarebbe mandarlo al massacro. Un quadro tra l'altro anche importante, bello, antico. Eccolo qua. Guarda che bello questo Francesco Coleman. 44x64. Pensate che occasione perdete mai. L'occasione capita una tantum, Venticinque. Giovanni Lomi nasceva a Livorno nel 1889, moriva 80 anni più tardi nel 1969.
L'opera che state vedendo è un olio su masonite 30x39,8, leggi 30-40, mancano 2 mm. Controfirmato l'artista pretente che è intitolato Maremma. È un paesaggio marino della Maremma, può darsi vicino Grosseto, laddove ci sono queste grandi mucche, questi grandi buoi, mucche maremmane che sono gigantesche. Ne ha parlato la RAI qualche tempo fa su quelle trasmissioni delle parti d'Italia in cui si parlava dei butteri, i famosi butteri che realizzava sempre Giovan Francesco Gonzaga, che erano i guardiani proprio di queste gigantesche mucche. Queste sono due mucche solitarie al pascolo, ritratte da questo grande artista labronico. Lui faceva parte di una famiglia molto modesta e rimase purtroppo orfano a 6 anni. Fu affidato a una famiglia contadina dell'Ardenza, che è vicino Livorno, oggi è Livorno, è un quartiere di Livorno, e la vita in campagna fece nascere lui l'amore per gli animali e per la natura, così che iniziò a dipingere giovanissimo e non poteva permettersi l'accademia, perché a Firenze, da Livorno, quelli più benestanti studiavano a Firenze, e tipo Corcos era di Livorno ma studiò all'Accademia di Firenze perché era benestante. Lui non poté permettersi l'Accademia, fu fortunato perché ebbe l'amicizia di Adolfo Tommasi, che gli insegnò molti segreti della pittura. Lui iniziò a presentare le mostre intorno agli anni 20, fu grande successo, poi si sposò e girò l'Italia. Ogni zona che lui girava realizzava delle opere. Infatti spesso troviamo anche opere che non fanno parte del paesaggio toscano. Questo è certamente Maremma, è anche controfirmato, un bel quadro tra l'altro. La cornice la sua, è stato rifatto solo il passepartout che era macchiato. Io ho ottenuto, poi l'ho visto presentandolo, che non era all'altezza, e l'ho fatto sostituire a spese della proprietà. Un bel quadro del maestro Giovanni Lomi. 30x40, praticamente olio su masonite. Sì, è vero Clara, è Maciardi, se non la mettevo era uguale, ma io ho voluto essere in pace con la coscienza, l'avevo fatto vedere una volta, l'ho fatto rivedere la seconda, da domani non è più in presentazione, sparisce completamente. Se ne riparla poi col fresco, quando certamente le idee vi saranno un attimino più limpide, più trasparenti. Adesso c'è l'euforia del Ferragosto, divertimose, famo, andiamo, magniamo, vedemo, eh? E allora è chiaro che poi no, ma la pittura, ma figurati. Poi quando diventa novembre, fine ottobre, metà ottobre, novembre, dicembre, la pioggia, il freddo, il fresco e poi il freddo, poi la neve, eh? E allora diventa tutto normale, perché stai più in casa e magari ti orienti, ed è sempre stato così. Ve lo dice uno che è 33 anni che fa televendite, quindi non è per presunzione, c'è quello che si crede. Io non sono nessuno, sono uno che però fa questo mestiere da 33 anni, con coscienza, con professionalità. Poi è chiaro che so che il 17 d'agosto ci possono essere dei momenti che sono l'audience zero carbonella, è sotto zero. E allora mi gingillo, mi giro, mi guardo, vado di qui, vado di là, scherzo, faccio vedere, rivedere. Fretta non ne ho, fretta non ho assolutamente. Che? I prezzi? Mi copia tutto il mondo, non li dice più nessuno. Sono stato il primo e adesso tutti fanno così. Tesoro mio. Il prezzo è l'ultima cosa, non è la curiosità di sapere quanto costa questo, quanto costa quello, non è una statistica. Qui non stiamo proponendo broccoli, carciofi, prosciutto, non è genere alimentare, non è il pesce tanto al chilo. Questa è arte. Partendo dal presupposto che Aurora ha i prezzi più bassi, oggi in tre hanno chiamato, dice, ma come fate a vendere a così poco? Io ho preso quel, non vi dico neanche che pittore, quel pittore da un'altra vetrina costa 3 volte, ho preso quell'altro dall'altra vetrina costa 4 volte. E perché? E perché abbiamo i prezzi più piccoli,
perché se tu mi vuoi dare in affidamento gigante Lomi, Pellegrini anziché Dell'Acqua o Cecconi, io lo prendo in affidamento a determinate condizioni, che il prezzo sia il più vantaggioso in assoluto. Poi in Italia, siccome l'Italia è una terra di fenomeni, hai presente i fenomeni? I fenomeni però stanno al circo, la realtà della vita è un'altra, perché poi carta in mano, se vuoi un quadro vero dell'Ottocento devi dare i soldi, ma tanti. Noi abbiamo un po' livellato, abbassato il mercato e molti ci vengono appresso, però il prezzo più piccolo rimane sempre Aurora. Poi, ripeto, in una terra di fenomeni puoi trovare il quadro di Cecconi anziché Dell'Acqua, anziché di Rolli, di questo, di quell'altro, a 100-200 euro in più o meno ci sta. Ma non trovi il gigante di questa dimensione al prezzo al quale te l'ho proposto e lo trovi a 500 euro, perché non è giacinto gigante, perché un giacinto gigante come questo, se lo compri un acquerello tempera, tempera acquerello come questo della metà dell'Ottocento, a meno di 3.500-4.000 euro non te lo dà nessuno. Mi pare che oggi l'abbiamo proposto a una cifra vergognosa in urgenza di realizzo. Poi ripeto, provate. Io non sono geloso di nessuno, chiamate chi volete. Noi lavoriamo bene, continuiamo così e non cambiamo una virgola, non cambio una virgola, assolutamente. 30 per 30 le statistiche non servono a niente, anche perché chi fa la statistica non comprerà mai una briciola. Provato. Allora, andiamo avanti e andiamo a vedere... Ecco, un'opera che potete vedere anche da qualche altra parte, la numero 12, vediamo a chi la vende a meno, dai. Beh, Oscar Ricciardi nasce a Napoli nel 1864. Qui abbiamo la zona di Porta Capuana a Napoli verso il tramonto. È un olio su tela a 40 cm per 30 del primo decennio del XX secolo. Fu un artista di stampo impressionista, paesaggista e di scene di genere. Predilisse a raffigurare opere prevalentemente in piccolo formato, marine, vedute urbane, scene di vita quotidiana, direi un pittore a tutto tondo. Fu indirizzata alla pittura da Bernardo Celentano, che era suo parente. Si avvicinò molto alla pittura di Domenico Morelli e al suo esordio apparve come un pittore romantico di storia. Partecipò alle mostre promotrici Salvatore Rosa nel 1881 e 1884. Alla Mobilice Salvatore Rosa del 1879-80, a Palermo alla Mostra Nazionale del 1892, a Milano nel 94, a Torino 1896, ancora a Torino 1902-1908 e a Napoli Esposizione d'Arte del 1916. Una sua opera figura presso il Museo di Giulianova Terme in Abruzzo. 30x40, olio su tela. Primo decennio del XX secolo, firmato in basso a destra, cornice coeva dell'epoca. Guarda che meraviglia. Sì. Guarda che favola. Oscar Ricciardi, dimmi chi ti dà un'opera 40x30 di Oscar Ricciardi a questo valore economico. Questa è la chiave di lettura, tesoro mio. Questa è la realtà di un mercato, un'opera davvero strepitosa di Oscar Ricciardi. E certo, calcola come
Hai visto che bello? Poi calcola che qui puoi pagarla in 12 mesi a tasso zero, calcola che confermare uno o più dipinti non implica l'acquisto, implica la visione a casa, l'impegno certamente a vederlo, non è che uno telefona alla televendita per giocare. Noi stiamo lavorando, io ho lavorato la vigilia di Ferragosto, oggi, ma lavoro con entusiasmo, con gioia, certo perfettamente consapevole che ci possono essere momenti come ora che parlo a nessuno, in questo momento non c'è nessuno, l'ascolto è chiaro, perché poi dice ma sei Ricciardi non mi piace, abbiamo fatto vedere i Rolli, abbiamo fatto vedere cosa abbiamo fatto vedere Dominici, tante opere. Se la trasmissione è dritta vuol dire che non c'è proprio mancanza di esseri umani all'ascolto, la pochezza del pubblico estivo ci può stare il giorno così, poi c'è il giorno che chiamano tutti, perché non c'è un motivo poi alla fine. Questa è un'opera che mi meraviglia, non abbia avuto la conferma. Vediamo un po' come si vede questo, se si vede, se no se non dobbiamo abbassarlo. Dai, allegro, Mino, che manca mezz'ora e se andiamo a casa, grazie a Dio. Allora, qui abbiamo, si vede, Giovan Battista Lelli, olio su tela 36x46,5, cornice originale dell'epoca, siamo tra il 1870 e il 1880. Lui nasceva in un paesino del Bergamasco nel 1828, che era San Giovanni Bianco. Morì a Milano nel 1898 a 70 anni. Dipinse paesaggi alpini della regione lacustre del nord Italia. Fu influenzato dalla pittura di Girolamo Induno e anche di Silvio Poma, con il quale collaborò spesso. Nel 1880 fu presente alla mostra di Torino, nel 1881 a Milano, nel 1883 di nuovo a Milano e nel 1883, lo stesso anno, anche la mostra di Roma, dove espose il Monte del Tonale presso Edolo in Val Camonica. Nel 1884 fu a Milano e nel 86 ancora a Milano. Mi dico caldo? Questa è un'opera, a mio avviso, stupenda, un gran quadro in prima tela con la cornice sua originale, che rappresenta un lago lombardo in tutta la sua perfezione. C'è l'edicola con la Madonnina, la chiesa del paese, le case, in un ambito veramente fiabesco. Guardate che bel quadro che è questo. C'è anche l'espertise di un perito del tribunale che certifica l'autenticità dell'opera. Non so, c'è un po' di luce dentro, eh? Aspetta che sfrattiamo Ricciardi, lo rimettiamo là, che tanto non ha sortito nessun tipo di emozioni, e mostriamo, almeno per il momento, un po' meglio il Lelli, che è un gran bel quadro. Vieni, eccolo il Lelli, eccolo qua, qui si vedrà meglio, che non gli batte la luce. Le opere in alto si vede a mare. Dritto? Eccolo qua. Vedi come si vede meglio? 36x46,5, olio su tela. Lui è Giovan Battista Lelli. Lombardia, Milano. Realizzato probabilmente tra il 1870 e il 1880. Ah, mi dimenticavo di dirvi che c'è urgenza di realizzo su quest'opera, vedi? Mi sono dimenticato di dirvi che c'è urgenza di realizzo. Quindi c'è un ottimo sconto, perché da parte della proprietà hanno urgenza di monetizzare. Le opere, signori, non sono nostre. Se io riesco a darvela, a vendere, sono felice per voi. Se non le vendo, il giorno che è scaduto il mandato, lo rendo
a chi ce l'ha affidato, questo non so di chi è, sarà di Mario Rossi anziché di Giovanni Bianchi, non ho idea, ho detto due cognomi fittizi, Bianchi e Rossi, non so di chi sia, chi ce l'ha affidato. Certo è che quando scade il mandato viene restituito e l'opera non c'è più. Ne abbiamo restituite tantissime prima dell'estate. Adesso molti sono in vacanza, no, io sono di qui, no, non torno, non so quando torno. Però poi è chiaro che a settembre ciò che è scaduto il mandato si rende, tipo il Coleman, tipo il Ludovico Tommasi, che è in chiusura mandato. Il Caprile l'abbiamo assegnato, quindi. Questo è un gran quadro di Giovan Battista Lelli, 36 per 46,5, olio su tela, cornice originale coeva. Andiamo a vedere l'opera numero 31, che è molto graziosa, degli anni 30. Eccolo qua. Altro pittore romano, ...20x30 olio su tavola. Guarda questo porticciolo lungo il Tevere, secondo me. Fuori Roma, chiaramente. Guarda i personaggi. Olio su tavola, 20 centimetri per 30, nasceva a Roma il 15 gennaio del 1891, moriva a Roma l'8 novembre del 67, è stato pittore e ovviamente anche grande acquarellista della scuola romana. Seguì i corsi all'Istituto delle Belle Arti di Roma, frequentando la scuola libera del nudo, all'Istituto Raffaello Sanzio, ebbe come maestro Augusto Bompiani, ed è stato anche allievo di Publio De Tommasi. Seguì le orme e i suggerimenti del fratello maggiore Giuseppe Carosi. Ebbe la prima volta a Roma, la prima mostra le fece a Roma alla Società Amatori e Cultori delle Belle Arti. Di anno in anno era solito organizzare una mostra delle opere più recenti nel suo studio. Soprannominato dato il cucciolo nell'ambiente dei 25 della campagna romana, Carosi amò realizzare in modo particolare la pittura in plein air, restando sempre fedele alle suggestioni della prima giovinezza. Ha dipinto scene regresti e scorci di borghi. Un artista davvero importante. Trovo che questa sia un'opera firmata in basso a destra, ci teneva a scrivere che era di Roma lui, romano di Roma, Alberto Carosi, Roma. Guarda, questo è un quadrettino che è fatto a regola d'arte. Guarda quant'è carina questa tavoletta, la cornice è la sua tutta incisa e lavorata. Guarda che bella, eh? Guarda che carina. Bellina, 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 bellina. 20x30, olio su tavola. Alberto Carosi. Anni 30. Un gioiellino. Questo è veramente un bel quadro, eh? Meraviglia davvero, meraviglioso davvero, eh? Quanto manca? Ammazza, non finisce più, si è fermato l'orologio, eh? Mi si è fermato l'orologio, eh? Tesoro, ci sta. Andiamo a vedere l'altra. Sì, l'abbiamo visto, tesoro. Ecco, l'abbiamo proposta a due soldi, tesoro mio, ma scherzi.
Andiamo a vedere l'altra opera in chiusura mandato, così abbiamo risolto. Qui abbiamo un'opera di Ludovico Tommasi, un paesaggio montuoso, datato, firmato Ludovico Tommasi, è datato 1914. Ha fatto parte di una piccola dinastia pittorica che aveva sede nel Fiorentino, nella zona di Firenze. In realtà lui è un pittore di famiglia abbiente, benestante, livornese. Nasceva a Livorno il 16 luglio del 1866, morì a Firenze il 7 febbraio del 1941. Il fratello di Angiolo Tommasi, tutti e due cugini di Adolfo. In giovane età si iscrisse al Conservatorio Musicale di Firenze e si diplomò in violino. Non ebbe una specifica accademia di pittura, ma lui imparò a dipingere, ebbe gli insegnamenti di uno dei più grandi macchiaioli toscani, che fu Silvestro Lega, che era sempre ospite di Villa Bellariva a Firenze, di proprietà della famiglia Tommasi. E questa presenza di Silvestro Lega fece nascere lui la passione per l'arte. Un artista davvero importante, iniziò a dipingere dagli anni 90 dell'Ottocento, essendo presente a Torre del Lago insieme a fratello Angiolo e pittori Fanelli, Pagni e Nomellini nel Cenacolo Artistico dei Clem e la Bohème, legati tutti al compositore lirico Giacomo Puccini, che era editore del Lago. All'inizio del Novecento Ludovico Tommasi adottò un linguaggio più sciolto, slegato da tecnicismi e con uno sguardo anche al divisionismo mediato dalla lezione che ebbe ovviamente su di lui anche Plinio Nomellini. Le sue opere sono esposte anche al Museo Giovanni Fattori di Livorno. Questa è una tecnica mista su tela 77x98 del 14, datata 1914. È un'opera oggi da non meno di 3.500-4.000 euro. La proprietà che ce l'ha affidato aveva urgenza di monetizzare e il prezzo iniziale è ridicolo. Ora è in chiusura mandato. Se chiedete il prezzo a Clara, ve lo dice Clara perché il prezzo è ridicolo, questo è praticamente un per 2 diviso 3. Ma è follia. La cifra che paghereste quest'opera, se vi piacerà a casa vostra, è assolutamente lucida follia. Chiedi il prezzo a Clara, Ludovico Tommasi. Faccio appello anche, perché no, alla Toscana, guarda quelle mucche al pascolo sul viale della montagna. Ragazzi miei, firmato Ludovico Tommasi, eccolo qua, tecnica mista 77x98, datata 1914. Gran quadro questo, mamma mia. È un quadro grande, se hai lo spazio hai fatto bingo, eh? Hai fatto bingo, 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 bingo. 77,98 è la tela. Ragazzi, costa nulla, ma veramente nulla, 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 nulla. Chiusura mandato, prezzo folle.
23. Piacevolissimo, piacevolissimo paesaggio del maestro Enrico Tirone. Valente acquarellista piemontese, nasce a Torino nella prima metà del XIX secolo. Questa è un'opera che possiamo inserire certamente come periodo storico nel terzo quarto del XIX secolo, direi tra il 1865 e il 1875. È un bellissimo acquerello su carta, 50 cm per 60, che rappresenta uno scorcio del Piemonte. Davvero fatto in una maniera, secondo me, deliziosa, veramente accuratissima in tutti i minimi dettagli, in tutti i più piccoli minimi dettagli. Opera strepitosamente bella. Opera strepitosamente bella e valida. 50 per 60, acquerello del terzo quarto del XIX secolo. Queste sono le opere giuste, queste sono le opere belle, queste sono le opere fondamentali. Ma ripeto, ha un valore economico assolutamente assurdo, non ce n'è per nessuno davvero. Tra l'altro la cornice è la sua. L'abbiamo fatta restaurare perché qui sopra c'è una parte della sua vita pittorica, vedi? Allora ho detto al nostro restauratore, devi restaurare per forza, l'ho mandato al diavolo perché era un po' danneggiata, ma devo dire l'ha restaurata e ridorata in foglia oro perfetta. No, è bravo, quando vuole, quando proprio non ce la fa, allora dice guarda non ce lo faccio e allora si arrende, però devo dire la maggior parte delle volte è davvero bravissimo il nostro restauratore. Gianfranco, scusami per il signor Salvatore, dovremmo presentare il dipinto numero 15 di Emma Ciardi. Oh, allora qualche essere vivente c'è all'ascolto. Oh, questo mi riempie di gioia, al di là della non conferma. Vieni. Stavo spaziando in qua e là per far l'orario e invece, vedi, a 20 dal termine, arriva una richiesta intelligente, una richiesta importante, anche perché è un'opera che vediamo ancora per gli ultimi 20 minuti, poi se non viene confermata io la metto da parte e ne riparliamo quando l'aria è più fresca, verso novembre, perché è un quadro molto importante. Trovare oggi Emma Ciardi è difficilissimo. Soprattutto trovare un soggetto che raffiguri la sua città, che è Venezia, in una dimensione di 77x61, certificato, espertizzato e non da ultimo datato all'anno 1913. Lei aveva 21, ha fatto questo quadro quando aveva 34 anni, perché lei nasceva a Venezia nel 1879, da papà Guglielmo, che è stato uno dei grandi della pittura italiana dell'Ottocento. La cornice, anche questa, è stata tutta ridorata in foglia oro sistemata, opera mega galattica, opera assolutamente mega galattica, 77x61, 77x61, opera di incredibile qualità. Nasceva a Venezia il 13 gennaio del 1879, ivi moriva il 16 novembre del 1933. Figlia del grande Guglielmo Ciardi, sorella di Beppe, fu portata alla pittura insieme a suo fratello Beppe da papà Guglielmo. All'Accademia delle Belle Arti di Venezia, puoi fare i particolari se vuoi, fu allieva del maestro Domenico Bresolin. Emma Ciardi fu una donna che per il tempo in cui si trovò a vivere, a cavallo fra il XIX e il XX secolo, fu completamente fuori dagli schemi classici. Visse il paesaggio dall'Ottocento al Novecento in mezzo a rivoluzioni epocali che trasformarono il mondo. Presenza costante alla Biennale Veneziana dal 1903 al 1932, viaggia molto in Italia e in Europa, conosce l'inglese e il francese,
porta in giro per il mondo il suo parlare veneziano, partecipa a tutte le più importanti rassegne nazionali dell'epoca, Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli. All'estero è stato ovunque. Monaco di Baviera, Barcellona, Parigi, Buenos Aires, Pittsburgh, San Francisco. Tenne personale a Londra nel 10, nel 13 e nel 28, a Parigi nel 14, a New York nel 24, a Bruxelles nel 25, a Chicago nel 24. Calcolate che per andare negli Stati Uniti non c'era l'aeroplano, ci si andava con la nave, modello Titanic, Titanic mi pare che sia del 17, che andò giù, 1917, all'epoca in America si andava con la nave. Lei andava con la nave a esporre in America, settimane e settimane e settimane di viaggio per arrivare negli Stati Uniti, poi spostati da una città all'altra. Un artista che ha viaggiato tantissimo. L'opera è certificata dal professor Marco Di Mauro, periodo di pittura, giornalista e critico d'arte, docente di storia dell'arte, e la scuola grande di San Marco da Fondamenta d'Andolo. Firmato in basso a destra in Maciardi, olio su tela 77x61, primi decenni del XX secolo, precisamente 1913. Quanto vale un quadro così? Tanti soldi. Questa è un'opera che puoi chiedere 20-25 mila euro senza che nessuno si meravigli. Qui abbiamo una piccola opera che è stata giudicata al Ponte di Milano, 30x40, tramonto sulla laguna. Il 22 maggio dello scorso anno, un anno fa, è stata giudicata 30-40 10.625 euro al Ponte di Milano. Certo, il Ponte ha un pubblico a livello internazionale o nazionale, perché è un'asta che va in tutto il mondo attraverso internet. Qui c'è un'opera che più come misura attinente alla nostra dimensione è Maciardi e Venezia. È stata abbattuta a Firenze, era 60x61, quindi più piccola della nostra, parecchio, 17 cm più piccola, e fu battuta il 14 dicembre dello scorso anno a 14.000 euro più il 25% al meno di diritto d'asta, che significa 17.500. 20 questa, senza rubare un euro a nessuno. Poi magari la porti a Christie's, a Dorotheum, a Bonhams, anziché a Sotheby, fa anche 25 più i diritti. Oggi voi l'avete in visione ad Aurora Arte, un'opera veramente strepitosa di Emma Ciardi. Sinceramente non ho nulla in entrata, nel senso che nei prossimi mesi non ho nulla a disposizione di Emma Ciardi, e l'unica opera sono riuscito a convincere il committente a lasciarmela ancora per qualche tempo, perché è un quadro al quale tengo, pittoricamente, artisticamente parlando, a mio modesto modo di vedere, è un vero capolavoro. Vedi qualcosa? 77x61, olio su tela, Emma Ciardi, datato 1913. Dieci al termine, bellissima opera, davvero un gioiello, guarda che favola. Vabbè, ho capito. Guarda che e che vuol dire tesoro? Di fronte a un'opera come questa, dai. Certo, d'altronde succede che possa esserci. Da 1 a 31 passi per 13 per 17. Che quadro, che opera, mamma mia. Avercela, eh? Bella, 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 bella. Una grande Venezia di Emma Ciardi. Una grande Venezia di Emma Ciardi. Ma questa a novembre, a Natale, questa se la contenderanno
qualcuno rimarrà male che l'ha persa. Magari oggi, il 17 d'agosto, poteva confermarla indisturbato, pagarla come meglio credeva in 12 mesi a tasso zero nel tempo, e ciò non, magari non accade. Poi magari si ricorda in un altro periodo di Lemme Ciardi e quella già sta a casa di qualcun altro, come un caro amico, l'amico Gerardo, che mi chiedeva la tarantella che è a casa del mio amico Ulderico, ma già da tempo, la tarantella di Dal Bono del Golfo di Napoli, da parecchio tempo che l'aveva comprata all'amico Ulderico, non solo quella ma tante altre opere, come del resto anche l'amico Gerardo ha preso tanti quadri da noi, ma molti di voi hanno preso tantissime opere, perché chiaramente, ovviamente, chi conosce qui, bisogna essere un attimino, adesso, senza che nessuno se l'abbia male, senza suscitare la nessuno, senza voler provocare nessuno. Qui o li conosci i pittori o non li conosci. Se non li conosci, è chiaro che ti dico Dominici, Natali, Gigante, sono cognomi. È come se a me dici, che ne so, quelli che giocano a rugby, per me non conosco uno di rugbista, sono tutti uguali. O se mi parli di economia, di borsa, gli agenti di borsa, io so che ci sono, stanno lì in borsa, gridano, sale, scende, non capisco niente, niente, zero, ignorante totale. Quindi c'è chi si interessa di borsa, chi è ingegnere, chi è medico, chi è avvocato, chi è notaio, chi è commercialista, ognuno ha il suo mestiere. Poi c'è anche chi, insieme a questo, coltiva la passione per la pittura, chi per l'antiquariato, per le porcellane, chi per gli argenti, chi per la pittura moderna. Pittura moderna sono meno ferrato che nell'Ottocento. Con l'esperienza la tengo una trasmissione di 4 ore, però non so approfondirti bene il discorso dell'arte moderna. Qui mi sento a mio agio perché li conosco. Allora, stessa cosa dovreste essere. Chi ha le mani in pasta, chi conosce un po' questi pittori, si rende realmente conto che noi abbiamo dei prezzi insuperabili. Poi ci sono i malfidenti, quelli che non si fidano, che vogliono sapere quanto costa questo, quanto costa quello, quanto costa quello. Ma non è, ripeto, non è una, non è un supermercato, anche se tale potrebbe sembrare. Io vorrei farla più sembrare una trasmissione d'arte, anche se poi parliamo di numeri, perché parliamo di misure, parliamo di epoche, parliamo dell'epoca del dipinto, parliamo delle mostre che ha fatto, delle scuole, delle accademie, nei vari anni, delle varie mostre, e allora diventano tutti numeri, 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 numeri. A me il prezzo lasciamo un attimino, aleggiare, aleggiare. Belli davvero, belli, 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 belli. Tito Pellicciotti, guarda che quadro, soggetto orientalista, pensa che anche su questo c'è urgenza di realizzo, questo è regalato, è un 35x70 olio su tela, realizzato probabilmente tra il 1911 e il 1912, il suo periodo che partecipò alla campagna di Libia. Guarda il cammello, il primo cammello, guarda l'occhio, il muso, gli oggetti che ha sul dorso, quelle fiasche che racchiudono acqua per il deserto, la coperta, perché poi dice che di notte fa freddo nel deserto, le gambe lunghe di questi cammelli, la carovana di cammelli. 1911-1912, sullo sfondo c'è il mare della Libia. Lui nasceva a Barisciano, in provincia dell'Aquila, nel 1871, moriva sempre a Barisciano nel 1950. Frequentò con grandi sacrifici paterni l'Accademia delle Belle Arti di Napoli nel 1890 e fu allievo di Domenico Morelli e Filippo Palizzi, due grandi interpreti della pittura dell'Ottocento, due grandi insegnanti. Era anche conterraneo di Palizzi, Pellicciotti, e predilesse sempre a realizzare un filone naturalistico, anche fatto da interni di stalla alla Palizzi memoria, alla Palizzi maniera. Lui fu molto riconoscente a Filippo Palizzi, che gli insegnò un po' tutto. Poi chiaramente Palizzi morì nel 1899, lui
era arrivato da pochi anni a Napoli, ma è stato veramente un suo allievo. Questo è un soggetto di filone completamente diverso, un soggetto orientalista che andava molto di moda in quegli anni, il decennio primo e secondo decennio del XX secolo, 1911-1912. L'opera è certificata e espertizzata. Prova a chiedere il prezzo a Clara perché è davvero, davvero un affare. Tra l'altro è un'opera grande, con questo soggetto così grande non la trovi. Se trovi questo soggetto solitamente è un 20-30, 25-35 solitamente. Io mi sono andato a guardare tutte le aggiudicazioni di Pellicciotti di soggetti orientalisti, non ce n'è uno di questa dimensione. Solo cose importanti. Solo cose importanti. Sabato c'erano due belli acquarelli di Giuseppe Zago, tesoro. Tutte e due 300 euro. Oh. Del primo quarto, quasi coeve a... tesoro, se vuoi Venezia, di Emma Ciardi, è un quadro, l'ho anche detto. Cioè, io non vengo in televisione a sparar fesserie come fanno tanti. Che io li sento, Fate voi, fanno noi, fanno essi. Io non sparo fesserie. Quello di Emma Ciardi è un quadro da 20.000 euro. Non ti puoi sentire di 1.000 euro. Quadro che vale, quadro che costa. Ho detto il quadro più grande, lo metto. Ascoltate mentre lo presento. Io vi do tante nozioni, tante spiegazioni per farvi capire il valore e anche un invogliarvi a conoscere questo tipo di pittura. Perché magari mi auguro che oggi domani qualcuno invece di leggere se Messi va all'Inter o al Manchester City, magari ti documenti su Pellicciotti, su Fabio Fabbi anziché su Gigante o su Pratella, dico dei nomi così tanto per dire. Rivediamo Pellicciotti, che in Italia il calcio sembra una ragione di vita, ma ci sono anche le arti che sono importanti. Questo è l'ultimo modello che hai preso in costiera? Allora, la cosa più lieta che vedo è che mancano 3 minuti alla fine. È senz'altro la cosa in assoluto più confortante dalle 18 ad ora, dalle 17:45, quando abbiamo fatto l'ultima carrellata, per descrivere un attimino a quelli che eventualmente si erano sintonizzati in una seconda ondata, che non ci sono assolutamente stati, da 17:45 in poi è stato il deserto del Sahara, ma ci sta. Perché solitamente i miei amici che amano questo genere di pittura sanno a che ora ci sono, se li guardano, se non c'è niente che interessa, giustamente fanno altro, escono, fanno. Io, siccome la trasmissione è lunga 4 ore, speravo in un rientro di qualcuno a casa che evidentemente siete ancora tutti a festeggiare, a stappare, perché Ferragosto non è bastato, ma ci mancherebbe, giusto, No, dell'acqua lascialo stare che diviene nuovo per mercoledì. Chiudiamo con Emma Ciardi e ci salutiamo lì, così hai tutto il tempo di raggiungere la regia. Eccolo qua, che bel quadro questo, Datato 1913. Che ce l'ho, Quello l'ho incastrato, non ti può cadere. È incastro. L'amico poi l'ha mirato, ha avuto buon occhio. Che quadro è Emma Ciardi, Tesoro mio. Che dire, Signori, io vi dico grazie comunque, la trasmissione, 9 opere l'abbiamo assegnate, quindi va più che bene, ci mancherebbe. Noi abbiamo scelto di trasmettere, io ho scelto di stare con voi sia la vigilia di Ferragosto con l'antiquariato, il giorno di Ferragosto, abbiamo fatto uno sconto di Ferragosto con pittura del Novecento, chiaramente, opere certamente belle, ma
non importanti a questo livello. Cioè nel 50% non trovi Emma Ciardi, non trovi Gaudenzi, non trovi La Volpe, non trovi Natali. Cerchiamo di essere anche un attimino reali, cerchiamo di discernere. Una tipologia di pittura da un'altra. Puoi andare tesoro, non c'è problema. Ora che annuncio tutto, meglio, tanto è uguale, voglio dire, prima o dopo è uguale. Io vi auguro di vero cuore una buona serata. Ringrazio e saluto Clara che è stata impegnata, devo dire, abbastanza marginalmente da voi, ma avrete modo di farvi domani con l'antiquariato. Domani ci sono delle cose di alto antiquariato veramente strepitose ai prezzi più piccoli che la storia ricordi. Salutiamo e ringraziamo Clara. Grazie Gianfranco, anch'io saluto te e i nostri amici a casa da parte di Clara. Bene, mercoledì c'è un'altra puntata di Pittura dell'Ottocento, chiaramente rivoluzioniamo tutto, cambiamo tutto. Di qua dell'Ottocento ce n'è quanti ne volete, Ho tante opere che sono lì in giacenza, ferme, che aspetto, ripeto, che ritorni un po' il grosso del pubblico. Sento ogni tanto qualche amico consueto che ci chiama, però i collezionisti giustamente sono in vacanza, quindi diamo anche il tempo di rientrare dalle ferie, da questo e quell'altro. Poi, quando sarà la stagione un attimino più fresca, rivedremo Emma Ciardi, rivedremo altri grandi interpreti. C'è Cannicci, Niccolò Cannicci, c'è Filippo Palizzi, c'è Vincenzo Caprile, c'è un Caprile della Permanente di Milano da far paura, e poi tanti altri che poi metterò adesso piano piano su Facebook. Ringrazio, saluto tutti, vi abbraccio forte e vi auguro una buona serata. Ciao ciao. Thank you.